Ciao amici, ciao amiche, eccoci qui oggi nuovamente per la rubrica di risposta alle vostre domande. È una rubrica che sembra stia piacendo molto, piace anche a me perché c'è un rapporto molto più dinamico con tutti voi, quindi si instaura un dialogo. Questo, diciamo, è molto più bello. Il dialogo è fondamentale per poter comunicare qualcosa. Allora, in questa occasione, scherzosamente, mi farò aiutare da qualcuno, ve lo faccio conoscere, aspettate un attimo, vediamo un po'. Un attimo solo. Eccomi qua, sono sempre io nella penombra, faccio diciamo la parte di chi fa la domanda. Allora, Alfonso Senatore domanda. E penso che questa domanda sia molto rilevante. Cosa ne pensi dei bambini indaco? Allora, i bambini indaco sono una cosa che insomma già va avanti dagli anni 60-70. Praticamente si tratta di bambini che, almeno suppostamente, hanno delle doti di sensibilità, delle doti di telepatia, delle doti insomma speciali che sembrerebbero quasi, diciamo, una nuova umanità. Ecco, in realtà questa, più che una cosa fondata, perché non ci sono prove scientifiche al rispetto, sembra una delle tante speranze dell'umanità. Un po' come quando si dice: ah, su, risvegliamoci tutti, aumentiamo la nostra consapevolezza, così facciamo un salto dimensionale, andremo nella quinta dimensione. Oppure, se noi ci dimostreremo degni, finalmente la Federazione Galattica verrà qui e ci stenderà la mano. E beh, insomma, queste sono speranze che l'umanità le ha e le avrà sempre, anche se sono molto prive di fondamento. La nostra speranza è rimboccarci le maniche e diventare tutti consapevoli. Inoltre, tutti i nostri bambini possono essere come i bambini indaco. Basta semplicemente aiutarli a crescere, perché noi abbiamo delle capacità immense, capito? Perché sennò che facciamo? Una selezione di razze, dice quello è indaco, quell'altro no? No. Allora, tutti i bambini, se venissero aiutati, educati, alimentati non soltanto con il cibo, ma anche con cultura, informazioni e tante belle cose. Ricordatevi che i bambini fanno tantissime domande. Se noi ci degnassimo di rispondere a queste domande, diventerebbero tutti meravigliosi, anche di più di questi bambini indaco, ok? Lasciamo quindi un pochino da parte queste leggende urbane, andiamo un pochino sulla concretezza. So che a molti piace il concetto del bambino indaco, a molti piace il concetto della Federazione Galattica, a molti piace il concetto del salto nella quinta dimensione, ma noi siamo superisti e superiamo le sciocchezze e al posto delle sciocchezze mettiamo cose molto concrete che possiamo fare noi se ci rimbocchiamo le maniche, ok? Poi c'è Lem Le Maschi che domanda: ciao Maurizio, ma le live non le fai più? Sì, le posso fare. Io in realtà avevo smesso un pochino di fare live perché le live, stranamente, molte persone entravano per fare domande nelle live per domandare delle cose, diciamo, molto banali, no? Per esempio, ma tu ci credi agli alieni? Ma, insomma, voglio dire, a me mi domandi se io credo agli alieni, e che ne so, non ha molto senso. Quindi, insomma, io nelle live vorrei delle domande che possano essere utili a qualcosa, quindi avevo un po' smesso, però posso riprendere, vediamo un po' se si riesce, diciamo, ad elevare un pochino, non molto, per carità, potete domandare tutto quello che volete, ma prima guardatevi i miei video, perché per poter fare delle domande bisogna sapere di cosa si parla, ok? Grazie della domanda. Gianluca Nuccio domanda: uno dei commentatori che hanno ricevuto da te il maggior numero di cuori, sì, ma quando Gesù sulla croce dice: Padre, Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno, perché lui diceva di essere figlio di Dio? Perché lo siamo tutti noi.
e quindi pure lui. E poi lui, bisogna vedere. Allora, voi sapete che questi alieni erano conosciuti come dei. Poi nella Bibbia, anche se lì c'è scritto sempre dei al plurale, Elohim, a un certo momento la Bibbia, cioè i teologi dicono che era uno solo, gli rimaneva più comodo il monoteismo per far ricadere tutti i meriti su questo Yahweh. Ma questa è una costruzione teologica, la Bibbia parla sempre di Elohim, 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 che è il plurale di dei. Infatti c'è anche un punto dove si dice gli Elohim presero per mogli le figlie dell'uomo, presero, no prese, presero, e quindi significa che effettivamente erano vari, svariati, non uno solo, erano parecchi. E lui era figlio di un nordico, Gesù era figlio di un nordico. Insomma, ci sono degli equivoci nelle sacre scritture. Io il modo in cui si interpreta quello che ci vogliono raccontare, a parte che loro ci raccontano quello che gli pare, però io l'ho spiegato, lui effettivamente era figlio di uno di questi alieni nordici, perciò poteva benissimo considerarsi figlio di Dio. Ma adesso, a prescindere, nel momento in cui lui parla del Dio vero, creatore dell'universo, lui è figlio di Dio, così come lo siamo tutti noi. In realtà lui è Dio stesso, è una parte di Dio, così come la siamo tutti noi, lo siamo tutti noi. Quindi non c'è da meravigliarsi in relazione a questo. Chi seguirà meglio le mie spiegazioni sulla spiritualità lo capirà. Io adesso non posso dilungarmi eccessivamente su un'unica domanda, ma ovviamente meriterebbe una spiegazione molto estesa. Io in questo caso cerco di riassumere, diciamo, di rispondere brevemente alle domande di tutti quanti. Qui abbiamo veramente una quantità pazzesca di domande, quindi se no non potrei rispondere a tutti, se no il video durerebbe 4 ore, quindi allora invece una quarantina di minuti penso che sia un buon tempo. Perché sennò poi la gente si stanca ovviamente di ascoltare tutte queste risposte. D'accordo? Lucia Lulli, carissima, dice: questa rubrica è fantastica, io l'aspetto ed imparo. Ho visto un video in cui presentano l'ultimo prototipo di robot. È molto umano e credo ci sostituirà. Come noi potremmo reincarnarci ad ogni fine di universo se saremo soppiantati dai robot? Grazie, maestro di vita, ascoltarti mi mette pace interiore. Grazie infinite, le tue parole mi confortano sempre, carissima Lucia. Dunque, no, non c'è questo problema. Noi possiamo incarnarci perché noi ci incarniamo in una fase, in un'epoca dell'universo in cui non è che erano tutti robot. Se ci fai caso, noi ci incarniamo in epoche in cui esisteva la vita biologica, cioè proprio per principio logico, quando noi ci incarniamo, ci incarniamo in un momento dell'universo antico, un universo dove c'era la vita biologica. Quindi non mancherà mai la possibilità di incarnarci in forme biologiche, ok? Sì, in futuro ci saranno sempre più robot, ma questo non è un problema, è il corso normale dell'evoluzione dell'universo. E noi avremo sempre opportunità di incarnarci perché tutte le incarnazioni in questa realtà virtuale che noi stiamo vivendo a ogni fine dell'universo sono sempre ambientate in un'epoca in cui esiste la vita biologica. Ok? Allora, vediamo un attimo, scusate. Dunque, Nimrod Barbello,
Dice Maurizio, come sai tutto questo? Chi sei? Allora, cosa importa come so tutto questo? Quello che importa è che io ve lo spiego. Ok? Io lo spiego a voi con tantissimo amore e poi voi potete rifletterci, andare a verificare, perché so che molti di voi hanno la possibilità di verificare le cose che dico, basta avere un po' di pazienza, si può verificare tutto quello che dico. Lo si mette al confronto con altre cose che altre persone dicono, insomma, potete utilizzare la vostra mente perché io vi do degli spunti veramente utili. Io vi do degli spunti, poi sta a voi fare il lavoro di capire, verificare, riflettere, d'accordo? Wanda Gualtieri domanda. Dunque, aspetta, bellissima rubrica, la seguo sempre con molto interesse, anche io vorrei sapere chi sono questi bambini Indago e Cristallo, grazie, e l'ho risposto poco fa, ok? Tutti i nostri figli possono diventare super meravigliosi se siamo in... un attimo che dovevo... Ecco, questa risposta l'ho risposta un attimo fa, tutti i nostri figli possono diventare come i bambini Indago, super meravigliosi, se noi gliene diamo opportunità, ok? Questa società purtroppo non dà opportunità né agli adulti né ai bambini. E qui abbiamo Salvatore Vinci Guerra, carissimo. Il film della Marvel, cioè la sigla rossa e bianca dove c'è scritto Marvel, il significato è ben chiaro, le prime tre lettere, cioè Marte, e le ultime due lettere, mettere, cioè El, a me mi pare che nascondono proprio questo, che ne pensi? Allora, sì, possiamo anche vedere, fai bene a cercare di scoprire questi simbolismi, questi enigmi, però se noi ci perdiamo troppo nell'andare a riflettere su questi simbolismi e questi enigmi, alla fine possiamo interpretare qualunque cosa, capito? Possiamo dare un significato a qualunque cosa. E non sempre le cose hanno un significato. Però sì, potrebbe essere. Solo che noi come superisti andiamo molto sul concreto. Non ci perdiamo in confusioni, quello forse significa questo, quello forse significa l'altro, però è interessante questa riflessione che tu hai avuto, è molto interessante, perché effettivamente Mar sembra l'abbreviazione di Marte e El sembra appunto l'abbreviazione di cioè El, no? Gli abitanti di Marte, i signori, gli Elohim. Bravo. È una bellissima riflessione, anche se io non mi perderei troppo su queste cose, anche se la riflessione è molto logica. Complimenti. Poi c'è Carmela Alba. Allora, mi sorge una domanda. Com'era il clima prima dello spostamento dell'asse terrestre? Grazie, un abbraccio. Allora, prima dell'asse terrestre non c'erano le stagioni, era tutto molto stabile. E praticamente, da un certo punto di vista, le cose e scorrevano, diciamo, molto molto più normalmente. Per esempio, così come avviene in Brasile, che ci sono delle situazioni in cui il clima permette di coltivare varie volte nello stesso anno senza stare ad aspettare tutti questi mesi, senza attraversare il congelamento della natura. Chiaramente, se uno aveva la fortuna di vivere in una fascia equatoriale o subequatoriale, capito? Non essendoci questa inclinazione, era tutto così, quindi il clima rimaneva molto stabile, che poi insomma non era male, non era male.
Comunque era così, un clima senza stagioni. Alcune storie, testi molto antichi dicono questo. Dicono addirittura prima che venisse la luna, prima che ci fossero le stagioni, e si riferisce sempre a una data più antica di 12.900 anni fa, che effettivamente le stagioni non c'erano perché 12.900 anni fa, prima di questa data, la Terra non si era inclinata e la Luna non era arrivata per agganciare, con la forza di gravità la Terra, che altrimenti sarebbe stata tutta sregolata, quindi è rimasta stabile su un grado di inclinazione, e lì comunque possiamo vivere tranquilli, insomma, no, no, non abbiamo il caos e abbiamo le stagioni così come le conosciamo. Allora, Martina Pedri dice: grazie mille, super maestro, per aver risposto a tutte le mie domande. Un abbraccio fortissimo. Come puoi verificare, il tuo messaggio d'amore ha dato risposte a noi gemelli e hai dato luce a tanti e a chi come me ha vissuto nel buio gran parte della vita. E questo è bellissimo. Questo commento no, non è proprio una domanda, ma è talmente bello che l'ho voluto inserire. E la mia felicità è aiutare le persone a trovare chiarezza, a trovare la verità, a trovare la pace, a trovare un senso nelle cose, a trovare la logica. Aiutare queste persone ad uscire dalle tenebre e dal dolore del non riuscire a capire quello che ci succede. Quindi aiutare le persone ad acquisire una serenità, una pace interiore e capire veramente verso cosa ci stiamo dirigendo, sia in questa vita, sia in ciò che verrà dopo questa nostra vita, questa fase della vita, che noi stiamo vivendo, e la stiamo vivendo con grandi difficoltà perché purtroppo non ci permettono di evolvere. Noi però con uno sforzo di tutti quanti possiamo evolvere lo stesso, questo è il nostro compito, evolvere, prepararsi, migliorare questo mondo e migliorare anche ciò che verrà dopo questa vita. Allora, Francesco Cicca dice: scusa Maurizio, ma quando parli di nanorobot degli alieni, da dove prendi spunto? Quali fonti della conoscenza utilizzi? Anche una persona qualsiasi può dire le tue stesse cose dopo aver visto qualche film di fantascienza con protagonisti alieni. Allora, la risposta è molto semplice: chiunque può dire delle scemenze, ma quando le scemenze hanno una logica, un fondamento riscontrabile sulla realtà, non sono scemenze, sono verità. Capito? È come se io dicessi 2 più 2 uguale a 1, sbagliato. 2 più 2 uguale a 3, sbagliato. 2 più 2 uguale a 22, sbagliato. 2 più 2 uguale a 4, e pa, momento, cavolo, qui forse ci siamo. È quello che faccio io. Capito? Io dico quello che ho capito, e sta a voi poi riflettere e vedere se ha un senso, se ha una logica. Io vi do tantissimi input per riflettere. Ok? È ovvio che chiunque può affermare qualunque cosa, ma le cose che affermo io sono tutte talmente ben concatenate e hanno una logica incredibile perché praticamente uniscono tutti i puntini e lì finalmente si comincia a capire qual è la verità. Semplicissimo, ok? Perché le scemenze non rimangono in piedi. Ok, allora.
Giovanni Berlanda dice: ciao Maurizio, ascolto tutti i video del corso che trovo interessantissimo. Ho già inoltrato ai miei figli e persone amiche. Siccome ho dei figliastri in Ghana che parlano inglese, ai quali vorrei passare le tue informazioni, volevo chiedere se per caso ci sono dei tuoi video del corso in lingua inglese, appunto. Grazie, un saluto. Allora sì, io sto, anzi io, alcuni miei amici, li chiamo amici perché sono veramente persone meravigliose che io stimo tantissimo, si stanno dando da fare per fare le traduzioni un po' in tutte le lingue, e tra cui anche in inglese, per il momento con i sottotitoli, poi magari più avanti vedremo anche se riusciremo a fare delle traduzioni parlate, che ovviamente parlato, il video parlato è molto più fruibile di un video scritto, perché uno deve stare lì a leggere, leggere. E quindi appena avremo dei video, cioè c'è un gruppo che si chiama, un canale YouTube che si chiama Multilingue, una cosa così, e magari mettiamo anche il link qua sotto. Così chi vuole saperlo, dove trovare questi video in altre lingue, magari lì già può trovare qualcosa, credo che siano già tradotti in inglese, mi sembra spagnolo, portoghese, forse francese. Ok? Io metto il link, poi voi andate a guardare con calma. D'accordo? Un grande abbraccio. Poi, io li trovo sempre i video guardando ogni giorno se è uscito uno nuovo. Sì, questo infatti è il problema, che YouTube non dà sempre le notifiche dei video. Quindi cosa succede? Succede che le persone non si accorgono che è uscito un video nuovo. Infatti il mio consiglio e fare come fa un che in pratica ogni giorno, come giustamente lui dice, guarda se c'è un video nuovo. È il modo migliore, perché non possiamo fidarci molto di YouTube che fa come gli pare e spesso non manda le notifiche. Direi che è ottimo fare in questa maniera. Lore Fiore dice: ciao, complimenti, ho visto 113 video, la tua teoria ha un senso e tra tutte quelle che ho sentito è la più convincente. Cosa ne pensi della scienza dello spirito di Rudolf Steiner? C'è una similitudine con la tua teoria in termini spirituali? Allora, Rudolf Steiner è una persona molto interessante perché aveva fatto, diciamo, grandi sforzi per umanizzare, per rendere più umana questa società nella quale viviamo. Aveva fatto grandi sforzi, quindi era pieno di ottime intenzioni. Lui non accettava che si potesse vivere in un modo meccanico, proprio in un modo, diciamo, senza dare spazio alle manifestazioni più profonde dell'essere umano, quindi la spiritualità, la psicologia e altre cose, perché lui viveva in un'epoca dove tutto ciò che non era palpabile, verificabile con i sensi, tutto ciò che non era visibile, tangibile, toccabile, veniva un po' scartato. Era un momento della cultura umana in cui e probabilmente ci si voleva liberare dalle molte scemenze che girano, però questo alla fine, diciamo, era diventato un po' eccessivo e Rudolf Steiner, non so come si pronuncia, lui riusciva a cercare di umanizzare e infatti aveva fatto tantissime ricerche, e aveva messo insieme tantissime persone che
cercavano appunto di dirigersi verso un'evoluzione spirituale. Lui ovviamente sosteneva l'esistenza dell'anima, dello spirito, insomma tutte queste cose. Sì, c'è una similitudine con le cose che dico io, ma qual è la differenza? La differenza è che anche io dico che esiste lo spirito e l'anima, e io però, grazie alla scienza che invece attualmente già abbiamo disponibile, cosa che lui nel passato ovviamente non aveva, posso riuscire a fare quegli agganci necessari per permettere a tutti di capire che comunque non è un discorso di magia, di cose, di prodigi divini, cose insomma strane. È tutto molto naturale, è tutto estremamente naturale, che però va capito alla luce di un ragionamento, di una logica. Quindi, la similitudine è che abbiamo il desiderio di umanizzare questa società, renderla più felice e svilupparla ampiamente, in tutti i campi, integralmente, avere un essere umano sviluppato in modo integrale. Questo, diciamo, è la grande similitudine. Poi, ovviamente, però, la mia è molto razionale e non si affida, diciamo, ha delle percezioni un po' vaghe. E poi io, quando approfondirò il discorso dello spirito, dell'anima, io penso che tutto questo si capirà molto chiaramente. Adesso io, come sapete, ho fondato una scuola spirituale e a poco pubblicherò dei video che faranno grande chiarezza su questi temi. Ok? Allora, vediamo se riesco a trovare dove mi sono fermato. Ecco, allora, Atorreio che dice: ma quindi sarebbe stato il caso a determinare l'avanzamento tecnologico degli altri solariani rispetto a noi? Nel senso, a parità di tempo loro sono riusciti a raggiungere un grado tecnologico molto più avanzato rispetto al nostro. Il motivo è il caso? Allora, no, il motivo non è il caso, il motivo è che loro avevano dei pianeti che erano, diciamo, era più complicato vivere su quei pianeti, era più complicato. C'erano delle avversità ambientali più forti, e quindi faccio un esempio banale. Allora, se tu stai in Amazzonia, dove lì fa caldo tutto l'anno, dove hai fiumiciattoli pieni di pesciolini, dove hai una natura generosa che produce frutta tutto l'anno, dove basta che ti fai una capannetta con le foglie e stai a posto, non hai bisogno neanche di farti i vestiti, perché voi avete visto sui documentari come girano quelli, perché praticamente fa caldo, non hanno bisogno di ripararsi dal freddo, dalle intemperie. Però invece tu immagina una cosa del genere in Siberia, ecco lì che insomma i siberiani invece hanno bisogno di imparare a costruire i vestiti, hanno bisogno di imparare a costruire delle abitazioni molto più solide, con dei muri che proteggono dal freddo, dalle intemperie, dalla neve. Hanno bisogno di imparare a creare dei sistemi di riscaldamento, quindi le prime stufette che si fanno in casa senza intossicarsi, perché sennò poi il fumo intossica, allora devono fare i caminetti. È lì che l'essere umano sviluppa d'ingegno, e quindi nei climi più duri, più difficili dove vivere, ecco lì che si sviluppano prima scienze e tecnologia. Non è un caso che gli europei hanno sviluppato scienze e tecnologia prima degli africani, prima dei sudamericani, popoli che vivevano benissimo nelle loro costruzioni semplici fatte di rametti e foglie, e invece gli europei, guarda caso, hanno proprio dovuto costruirsi abitazioni, sistemi di riscaldamento, hanno dovuto sviluppare scienza, tecnologia, ingegneria. Poi hanno sviluppato le prime navi, sono andati lì, hanno colonizzato questi popoli e meno evoluti, proprio come è successo a noi, perché anche se tutte e due come civiltà siamo diventati umani, tutte e tre siamo diventati umani 200.000 anni fa,
i terrestri e i marziani, che si fanno chiamare El Elohim, e i nordici stanno tre pianeti prossimi del nostro sistema solare, intorno alla nostra stella. Non vengono da un'altra stella, vengono proprio da vicino vicino. Eravamo vicini proprio di pianeta, di casa, un po' come gli europei erano vicini, diciamo, agli africani e ai sudamericani, però hanno dovuto prendere le navi. Questi qui pure, appena hanno cominciato ad avere le navi, hanno viaggiato, hanno trovato noi, hanno trovato molto oro che loro sapevano l'oro serviva a fare una cosa molto utile a loro per vivere molto a lungo, e lì è nato il nostro dramma, perché 80.000 anni fa hanno cominciato a farci scavare le miniere d'oro, poi dopo si sono fatti la guerra tra di loro, si sono distrutti i loro pianeti, sopravviventi militari sono venuti qui in pianta stabile. E 12.900 anni fa, praticamente ci hanno detto tantissime bugie, che no, loro sono i nostri creatori, che loro sono Dio, che loro hanno creato l'universo, che loro ci hanno creato per amarli e servirli, insomma tutte queste scemenze, come potrebbero fare se volessero gli americani in un villaggetto di indigeni che non ha mai visto tecnologie, niente. Potrebbero farlo tranquillamente e lì penserebbero, beh, sono dei, sono venuti giù dal cielo con quelle macchine volanti, c'hanno le armature, le corazze, i cannoni, i lanciamissili, le mitragliatrici. E penserebbero, ovviamente gli americani non sono dei, ma potrebbero farsi passare come dei da qualunque villaggio isolato in Amazzonia, per esempio. Quindi la logica è stata questa. Ok? Mario Kong dice: il titolo Nessuna parte scura, perché nascondere la verità sulle città della luna? Avevo questo dubbio se erano gli antichissimi presenti nella parte scura lunare oppure una razza di antichissimi cattivi. Le costruzioni presenti nella luna sono degli antichissimi oppure altri? Secondo lei possono esistere razze di antichissimi non benevoli? No, momento. Allora, gli antichissimi sono benevoli per un motivo estremamente semplice. Primo, hanno risolto i loro problemi in un modo scientifico e tecnologico altamente evoluto. Non hanno bisogno di sfruttare assolutamente niente e nessuno. Primo, di tutto. Secondo, hanno più di 9 miliardi di anni di evoluzione alle loro spalle, quindi hanno capito il senso dell'esistenza e stanno facendo delle cose meravigliose in tutto l'universo. Terzo, gli antichissimi vivono all'interno della Luna, ma non gli, anti no, gli antichissimi vivono in tutto l'universo, però c'è un gruppo di antichissimi che vive all'interno della Luna, che ha una missione estremamente speciale. Quello che succede fuori dalla Luna, agli antichissimi non gliene frega niente, ok? Purché non si cerchi di far esplodere bombe nucleari, come sembrerebbe che gli americani hanno cercato di fare. Gli americani: facciamo un test, facciamo esplodere la bomba nucleare, poi se c'è un'altra specie aliena è meglio farli fuori, capito? Insomma, questi discorsi strani, militari, che a volte si fanno, questi ragionamenti. Allora, chiaramente, se andassero lì con queste intenzioni, però. Poi sulla Luna possono fare quello che gli pare, perché a loro interessa il contenuto della Luna, ok? Agli antichissimi interessa il contenuto sulla Luna. Non esistono civiltà più antiche degli antichissimi, infatti antichissimi è un superlativo assoluto, la civiltà più antica dell'universo, e gli antichissimi cattivi non esistono, non esistono, ok? Andrea Murrone, carissimo, oltre al primissimo esperimento sui 21 grammi, scusate se a volte io per leggere in qualche modo devo leggere, insomma, dunque, oltre al primissimo esperimento sui 21 grammi dell'anima, sai se ne hanno fatti altri con strumenti, strumentazioni più precise? Sarebbe un punto di partenza semplice ed efficace per spiegare gli antichissimi a tutti gli altri, ma non si fidano del primo esperimento che ricevette molte critiche,
su strumentazioni e validità statistica. Ecco, questo non lo so. Se hanno fatto altri esperimenti non lo so. Io ho semplicemente detto che quando moriamo i nanorobot alieni degli antichissimi che sono... un momento. Allora, io ho semplicemente detto che i nanorobot alieni degli antichissimi ovviamente lasciano il corpo, perché se la persona è morta non hanno più motivo di stare lì, semplicemente per il fatto che non ha più sensazioni, non ha più ricordi, perché tutte queste cose sono state memorizzate da questi nanorobot degli antichissimi, che sono estremamente evoluti e trasmettono in continuazione i dati. Quindi anche se la persona fosse stata uccisa da un'esplosione nucleare che avesse distrutto tutto, i dati già sarebbero stati trasmessi. Però questi nanorobot, che hanno finito la loro missione, ovviamente se ne vanno. Quindi questa misurazione dei 21 grammi, che è avvenuta in varie occasioni nel passato, potrebbe ovviamente essere proprio il fatto che questi nanorobot escono dal corpo perché hanno concluso la loro missione. I nanorobot degli antichissimi, ok? Allora, no, che io sappia non so se hanno fatto esperimenti più precisi. Questi sono tutti degli spunti di riflessione che io vi do per capire meglio com'è la realtà. Comprovendo Baratto, Lecce, Brindisi, Ciro, Guerra. Buon pomeriggio Maurizio, cosa ne pensi di questo millennio? Sarà la fine? Grazie. No, no, ma quale fine? Non c'è nessuno, no, per carità, no, 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 no. Perché la fine di che cosa? No, no, non è la fine. Questo è l'inizio di una grandissima avventura verso la libertà, verso la consapevolezza, verso l'evoluzione, verso quello che dobbiamo fare, insomma, no? Chiaramente l'umanità in questo momento è stata messa a dura prova, questo è credo che sia estremamente evidente per tutti noi, ma una dura prova serve proprio a stimolare le doti migliori di sopravvivenza, a stimolare l'intelligenza, a stimolare tutto. È un po' come ho detto prima, quando su gli altri due pianeti, che avevano un clima molto più rigido che sulla Terra, questi hanno sviluppato scienza, tecnologia e tante altre virtù. Infatti i nordici avevano cominciato ad avere anche una grossa elevazione etico-morale prima di essere stati distrutti dagli Elohim, che non erano ancora arrivati a quel punto, perché il percorso degli Elohim è cominciato più tardi. Sono le avversità che ci rendono più forti, più sapienti, più tutto. Quindi questa non è proprio la fine di nulla, è l'inizio di un'umanità che smette di essere un'umanità bambina per essere un'umanità adulta, sensata, forte, libera e presto anche felice. Allora, Dana Gheorghe, grazie a te Maurizio Fedeli, il nostro Papa Saggio. Grazie, grazie a te. Sapere che mi preferisci come Papa all'attuale per me è una grande gioia. Una grande gioia, perché io avrei molto da spiegare a rispetto del vero cristianesimo, tantissimo. E il Vaticano in teoria dovrebbe essere una scuola spirituale, e invece è una multinazionale che pensa a fare soldi e se ne frega dei poveri, se ne frega del fatto che le persone non riescano a capire la spiritualità, anzi che si occupa di nascondere i veri insegnamenti di Gesù. Quindi che tu mi sceglieresti come Papa, a me fa immensamente piacere. Quello che mi sorprende, lo dico con tutta sincera verità, sono gli altri che
ancora non mi sceglierebbero, ancora non hanno deciso che forse qualcuno che spiegasse il vero cristianesimo sarebbe estremamente importante. Giovanni Berlanda dice: il nostro mondo sta finalmente cambiando, auguro a tutti maggior consapevolezza e forza per resistere. Ringrazio Maurizio per l'immenso sforzo di aiutare tutte le persone positive. Grazie Maurizio. E io ringrazio a voi perché questo è un lavoro che noi dobbiamo fare tutti quanti insieme. Grazie veramente. Max Mancarella, carissimo. Allora, sempre pronto ad essere attivissimo in qualità di superista e membro del Super SEO. Un immenso abbraccio, Maurizio, e grazie per tutto ciò che ci hai donato. Allora, Max Mancarella, un attimo. Max Mancarella è una persona veramente meravigliosa che ha capito tantissimo, fa parte dei nostri gruppi WhatsApp. E lui è disposto, me l'ha detto varie volte, a aiutare le persone a capire di cosa stiamo parlando. Quindi, se volete entrare nei nostri gruppi WhatsApp, qua sotto metterò gli indirizzi, basta cliccarci sopra, entrate, è facilissimo, non dovete neanche preoccuparsi di inserire il numero, si clicca, si entra. E lui infatti diceva in un post ultimo che ho visto su uno dei gruppi WhatsApp, che appunto attivisti superisti significa essere attivi, cioè fare qualcosa. Fare qualcosa può essere anche una cosa semplicissima, come conversare tra di voi che già la pensate più o meno allo stesso modo, nel senso ci sono persone che entrano lì per capire di più, no? Cercano di informarsi. Questo pure essere un attivista superista, nel senso che se io cerco di capire e già stai svolgendo un'attività, poi non ti piace, esci, non c'è nessun problema. Quindi essere attivisti può essere anche commentare sotto i video, esprimere le proprie opinioni. Ovviamente abbiamo superato il discorso delle offese e delle scemenze, no? Quindi attivista significa essere anche, diciamo, maturi, nel senso di dire cose che abbiano un senso, cose intelligenti, discutere come persone adulte, con grande pace e serenità, in modo costruttivo, cercando di vivere meglio le nostre vite e di aiutarci tutti ad essere più felici. Quindi, nei nostri gruppi WhatsApp ci sono altre persone, non c'è soltanto Max Mancarella. Io adesso potrei fare l'elenco, ma non voglio dimenticarmi nessuno, ma ci sono delle persone splendide che possono veramente aiutarvi tanto. E magari sono anche un pochino più disponibili di me perché io sono talmente preso da tante cose che non riesco a rispondere a tutti, mentre loro sono disponibili, si sono resi disponibili, li ringrazio moltissimo a rispondere alle vostre domande. Quindi rivolgetevi anche a loro. Loro saranno felici di rispondere alle vostre domande. E sarete felici pure voi perché non correte il rischio di mandarmi l'ennesimo WhatsApp come spesso succede qui sul mio cellulare e io magari pur volendo rispondere non riesco a trovare quell'attimo di utile per, non immaginate quante domande ricevo tutti i giorni da tutte le parti anche su WhatsApp. Credetemi, non è facile rispondere a tutti voi. Quindi fatevi aiutare da queste persone meravigliose che si sono rese disponibili sui gruppi WhatsApp. Li metterò sotto questo video e vi saluto. Non so se è stato, diciamo, carino questo sistema delle domande lette in un'altra prospettiva, che sarebbe questa, no? Io leggo la domanda qui e rispondo qui. Domanda. Risposta. È il sistema che io facevo per le auto interviste, anzi forse ne farò qualcun'altra, perché nell'auto intervista è molto più facile, cioè io vorrei rispondere a delle cose, ma se non mi fanno una domanda come faccio a rispondere? Allora ecco qui, no? Perché
esempio, guarda, qual è la differenza tra anima e spirito? Ecco, questa è una bella domanda, ma abbiamo già raggiunto quanti minuti di registrazione? 45, no, basta, troppo tempo, sennò poi diventa pesante, ma nella scuola superista, nella parte spiritualità, perché la scuola superista ha anche la parte scientifica, della fisica, di come funziona l'universo, veramente. Che parla di tante cose, c'è cioè una parte specifica che parla addirittura della politica, dell'economia, di come dovrebbe essere questo, cioè di come le istituzioni sono state invase da persone che non hanno nessun interesse nel bene delle società umane, e quindi ecco lì che la medicina non cura. Le istituzioni scolastiche non insegnano, cioè insegnano, cioè fanno cose di loro comodo, non di nostra utilità. Le istituzioni spirituali che dovrebbero insegnare, che si fanno chiamare religioni, chiese, spiritualità non insegnano niente, non spiegano niente. Insomma, la scienza ci viene nascosta, non ci dicono, a parte che alcune cose non le hanno neanche capite, ma insomma, io sto qui proprio per spiegare come dovrebbero funzionare le vere istituzioni e per darvi delle informazioni fondamentali su queste aree della conoscenza umana. Ok? Viviamo da sempre. Ciao amici, ciao amiche, finalmente siamo arrivati nuovamente alla rubrica delle domande e risposte. Quando mi vedete qui è perché sto facendo le domande. Quando mi vedete qui è perché sto dando le risposte. Ricordatevi di mettere il like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Bene, allora, la prima domanda è, beh, veramente è un commento più che una domanda, però alcuni commenti sono talmente belli che li devo leggere. Allora, John Chris dice: Maurizio, sei un rivoluzionario, vero, unico e umile, un grande uomo. Tu sei la continuazione dell'insegnamento del Maestro Gesù. Quattro cuoricini, un abbraccio gemello. Ecco, io quando ricevo questi commenti sono estremamente felice perché capisco che veramente le persone sentono che io sto cercando di divulgare quelli che sono i veri insegnamenti di Gesù, dimenticatissimi dalla Chiesa, dimenticatissimi. E questo veramente mi rincuora molto, mi fa capire che io non ho buttato questi ultimi anni della mia vita, perché sentire, delle persone meravigliose come John Chris, che mi dice questo, è veramente, mi dà la voglia di proseguire e di continuare a lottare per un mondo migliore. Poi continuiamo a leggere e vediamo quale altre domande. Qui c'è Lucia Lulli che dice: Grazie, maestro. Le tue risposte chiare ed esaustive soddisfano la mia voglia di sapere. Sull'albero di Natale in piazza San Pietro c'è una strana croce. Se riesci a vedere il video dell'accensione dell'albero, vorrei sapere che significato avrebbe per gli Elohim. Loro ci parlano con simboli e pensano che siamo cretini, ed invece ci si sbagliano. Siamo intelligenti più di loro. Allora, il discorso dei simboli in realtà sì, esiste, ma è anche un discorso molto fuorviante, nel senso che noi non dovremmo stare appresso ai simboli. I simboli sono il loro modo di giocare, il loro modo di fare le cose, ma a noi queste cose non interessano. Ma se io ti voglio dire qualcosa, io, Maurizio, te ne parlo e te la dico, non devo mettere nessun simboletto. Mi sembra di aver visto quella croce sull'albero. Praticamente è una croce fatta a X e poi c'è una freccetta più piccola di qua e di là, no?
Non è la croce classica, sembra una stella cometa, insomma, non lo so, queste sono cose che poi a noi più di tanto in fondo non ci debbono importare. Se ci parlano quei simboli, ma noi che ci importa? Noi andiamo alle cose concrete, capito? Noi comunichiamo come fanno le persone vere. Io non devo fare simboli, io devo dire una cosa, te la dico, non faccio simboletti né niente, capito? Noi siamo persone serie, capito? Siamo persone buone, persone che si esprimono, non in una maniera subdola, noi parliamo apertamente. Grazie Lucia, comunque è una domanda giustissima, ti ringrazio veramente. Allora andiamo avanti con le domande. Poi qui c'è GFO che dice inclinazione di 23 gradi e 27 primi. Sì, praticamente fa riferimento a come si è inclinato l'asse della Terra dopo questo grosso urto dei frammenti dell'esplosione del quinto pianeta che ha colpito la Terra, ha colpito anche Marte. E Marte l'ha reso proprio inabitabile, desolato, senza atmosfera, senza oceani, senza vegetazione, senza niente. La Terra pure ha quasi fatto una brutta fine, ma fortunatamente la Terra era più lontana dal pianeta esploso, stata colpita meno violentemente, anche se è stata colpita molto violentemente perché l'asse si è inclinato, c'è stato uno slittamento della crosta terrestre, insomma una catastrofe pazzesca, 12.900 anni fa. Ok, andiamo avanti con le domande, con i commenti, perché non sono tutte domande, sì, molte sono domande, però c'è anche qualche commento. Allora, Lore Fiore dice, grazie per la risposta. Dunque, intendi dire che Rudolf Steiner si è inventato un po' di teorie per colmare quello che la scienza di quell'epoca non poteva spiegare? Beh, più che si è inventato delle teorie, diciamo che non aveva la conoscenza scientifica per dare le risposte che posso dare io oggi. E lui è nato molto molto tempo fa, 1850, non ricordo esattamente quando, e quindi ovviamente lui non aveva accesso a queste possibili spiegazioni, però è stato uno molto bravo che ha cercato di lavorare a beneficio dell'essere umano, voleva umanizzare le persone. A dire il vero, ci sono molte persone che, cioè molte, poche persone, che cercano di umanizzare la società umana, e queste qui cosa fanno frequentemente? Cercano di far tornare i conti, cercano di dare una versione che aiuti le persone, anche se quella versione non è proprio quella giusta, ad avvicinarsi a delle cose. Per esempio, lui dispiaceva molto che fosse stato abbandonato, diciamo, il sentiero della spiritualità, e lui diceva: no, spiritualità esiste, eccetera, eccetera. Parlava di fenomeni che oggi io posso spiegare in un'altra maniera, ecco, in una maniera più razionale, più scientifica. E quindi lui ha fatto quello che si poteva fare in quell'epoca. Adesso stiamo in un'altra epoca e possiamo darci spiegazioni ben più concrete, anche se, diciamo, io cerco di dare spiegazioni ben concrete, razionali, perché molti invece no, molti continuano a navigare nell'esoterismo, nelle cose strane. Io ho detto attenzione perché queste cose poi confondono le idee delle persone. Andiamo avanti con le domande. Cos'è la Luna? Perché è arrivata a salvarci? E da dove è spuntata? Grazie. Allora, la Luna. Molto probabilmente già era dentro il nostro sistema solare, perché era, diciamo, un punto di osservazione degli antichissimi sui tre pianeti che interessavano a loro. Probabilmente già era lì, forse messi in un'orbita di Lagrange, insomma, non lo so. Può essere anche arrivata da più lontano. Non è possibile sapere esattamente dove era situata. Quello che invece io ho capito che è un'astronave. È un'astronave gigante,
Gli antichissimi sono la civiltà più antica dell'universo, hanno più di 9 miliardi di anni, hanno la capacità di costruire delle mega astronavi grosse quanto pianeti, lune, insomma, possono fare quello che vogliono. E quando hanno visto che c'è stata questa catastrofe, hanno capito che se loro non fermavano questa rotazione molto disordinata della Terra, saremmo morti pure noi. Non solo noi, ma anche i superstiti degli altri due pianeti. Cioè, allora, sistema solare, solariani, terrestri, marziani, chiamiamoli così, purtroppo che nome gli vuoi dare, stavano su Marte, El, io li chiamo El, che è meglio, il pianeta dei nordici, tutti vicini, si sono fatti la guerra, hanno distrutto i loro pianeti, sono venuti qui, erano militari, venuti sulla Terra. Ok. Però la Terra stava così, tutta girando, tutta messa male, eccetera. Cioè, infatti queste astronavi degli Elohim e dei nordici non volevano scendere, sono rimaste un po' lì prima di scendere, capito? Però se questa Terra non riprendeva una rotazione regolare, anche se un po' inclinata come oggi, non fa niente che un po' inclinata, anzi, c'ha pure le stagioni adesso, prima non ce l'aveva. Sarebbero morti tutti i terrestri, sarebbero morti tutti gli abitanti di Marte, Elohim, e tutti i nordici, gli abitanti del pianeta Nor. Io lo chiamo Nor, in realtà lo chiamerei anche Asgard in base alla meteorologia norrena, però mi accontento di chiamarlo pianeta Nor, e Marte mi contento di chiamarlo pianeta El. Così non suscitiamo agganci che vanno verso la fantascienza, la Marvel e stupidaggini simili. Ecco, quindi per questo è spuntata fuori, per salvare tutti i solariani. Ok? Allora, Super SEO di apostrofo io, Dio in noi, sarebbe E-Ing, e dice: attendo che fai ogni tanto una live, grazie sempre delle informazioni. Grazie, io vorrei farla la live, però sinceramente, ripeto, in questo momento mi sto occupando di altre cose, e magari invece di fare una live faccio altre cose. Io poi magari i video li faccio in orari in cui mi riesce a farli i video. Invece una live dovrebbe essere proprio un orario fisso e non sono sempre, diciamo, disponibile. Però non è detto che in futuro non lo faccia. Mi piacerebbe tornare a fare qualche live, più che altro per salutarvi, per abbracciarvi, per avere... Per esempio, adesso stiamo dialogando, no? Voi avete fatto le domande e vi do le risposte. Nella live è molto più intensa questa cosa. Però, per come sono messo attualmente, io oggi per esempio ho lavorato tantissimo, sono stanchissimo, però ho detto, vabbè, facciamo uno sforzo, rispondiamo. E io sto cercando di rispondere. Ok? Quindi io rispondo quando posso. Anzi, chiedo a chi mi mandi i messaggi e di scusarmi se non gli rispondo, perché purtroppo mi arriva, cioè purtroppo... nel senso purtroppo, perché non ce la faccio a rispondere, mi arrivano messaggi da tutte le parti, su WhatsApp, Instagram, email, tutto, proprio non so più, da Facebook, proprio io non ce la faccio. Io vorrei concentrare tutte le vostre domande in un unico posto, per esempio qui, secondo me è il posto più logico. Se voi mi fate le domande qui sul mio canale YouTube, perché si presuppone che tutti voi seguite il canale YouTube, quindi se tutti voi mi fate le domande io le trovo. Invece poi io devo andare a accendere il cellulare rosso, poi mi dimentico, poi vado a quell'altro, Instagram non ho letto, andiamo a leggere, e su Facebook che faccio? Poi entri su Facebook, insomma è un macello. Poi magari devi rispondere su Facebook per le domande che ti hanno fatto su Facebook, cioè proprio è terribile. Se me le fate tutte qui sul canale YouTube io vi rispondo più facilmente. Se mi aiutate io cercherò veramente di fare il possibile, rispondere a tutti, ma cerchiamo di concentrare le domande in un unico punto, vediamo se questo sistema funziona. Ok? Dunque, vediamo un po' che altro. Andrea Morrone dice... Ah, scusate, tocca a me.
Andrea Morrone dice: il canale con i sottotitoli si chiama Maurizio Fedeli S Multilingual Subtitles. Io non parlo molto bene l'inglese, lo ammetto, scusate le pronunce sbagliate. Mi accontento dell'italiano, portoghese, un po' di spagnolo, insomma, lingue latine. E quindi abbiate pazienza se sbaglio le pronunce. Sì, carino il formato di questo video, nel senso che metto domande e risposte, le domande le faccio da questa videocamera, e le risposte da questa, domande da queste, in fondo sì, è più carino, principalmente quando faccio un'auto-intervista. Grazie per aver trovato carino questo modo. Il mondo del perché dice tosto. Grazie. E andiamo alle altre domande. Dunque, Dana Gheorghe dice: sono iscritta e grazie a te, so la verità. Guarda, quando sento questi commenti io rimango veramente estremamente felice, perché aiutare le persone a trovare uno spiraglio di chiarezza in questo mondo confuso da enormi bugie, da enormi insabbiamenti, da informazioni sbagliate, informazioni nascoste, e vedere le persone che apprezzano, il mio sforzo di aiutare le persone a trovare uno spiraglio di chiarezza, per poter vivere anche più serenamente, perché quando cominciamo ad avere una chiarezza, cominciamo a sapere cosa possiamo fare, mentre prima viviamo in una disperazione di non si capisce nulla, ma che cosa faccio? Invece perlomeno con un po' di chiarezza si capisce. Se ci ingannano, perché ci ingannano, chi è che ci inganna, come possiamo fare per non essere più ingannati, come possiamo fare per divenire nuovamente liberi. Insomma, c'è uno spiraglio non solo di chiarezza, ma c'è anche uno spiraglio di possibilità di vincere, questa lotta. Andiamo avanti con le domande. Girolamo Capita dice: no, Elohim e Company. Giustissimo. Sottoscrivo. Lucia Lulli. Vediamo un attimo. No, ho sbagliato. Allora, Stefania Landi dice: bravissimo, l'ho appena conosciuta, così per caso, ma nulla è un caso. Sto cominciando a seguire tutti i suoi video. Ma sono tantissimi e ho tanta strada da fare. Per ora le dico grazie per quello che sta facendo, soprattutto per la sincerità e per amare veramente Gesù nel modo giusto come merita. Grazie e buona giornata. Ecco, questo pure è un commento bellissimo, è veramente un commento proprio molto molto bello. E sì, i video che ho fatto sono tanti perché gli argomenti... E sono tanti, tutti interconnessi tra loro questi argomenti, sono tutti interconnessi. Quando si comincia a capire una parte, poi si comincia a capire tutto il resto, finché poi si ha un quadro veramente chiaro, di tutta la situazione. E quando si ha un chiaro, si capisce che i principi di Gesù erano molto belli e lo sono tuttora. Massimo Boggiano dice: quando ho sentito la prima volta queste cose, avevo intuito che c'era della verità ed ero rimasto abbastanza scioccato. E qui si riferisce a cosa ne penso di, è un'altra serie di video che mi è stato chiesto di esprimere opinioni. Allora, aspetta, scusate, tocca a me. Dunque, mi è stato chiesto di esprimere opinioni su tante cose. E io ho detto magari non sulle persone, ma sulle idee delle persone. E qui si parlava del trust, del diritto marittimo, di come uscire da questo. E, insomma, si parlava di tutto questo. E io ho detto: beh, guardate, c'è una grossa complessità in tutta questa storia, enorme, un labirinto dal quale non se ne esce.
E ci sono strade estremamente più semplici, cioè la mia è semplicissima. Una strada per uscire legale, ma penso che ci vorrebbero minimo 50 anni, 100 anni per una persona riuscire a uscire. Secondo me non ne esce neanche, perché è un labirinto proprio fatto a regola d'arte, e voi sapete che dai labirinti non si esce. Tu credi che sei uscito, ma non sei uscito. È un po' come quelli che si sbattezzano, no? Diciamo, io ormai mi sono sbattezzato. Beh, non sei uscito dal cristianesimo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Mario Kong dice: io la prima volta che mi sono approcciato su questo tema, era fin da bambino. Ho visto un giorno in TV nel 2008, circa avevo 7 anni, che parlavano di alieni, ma mostravano i grigi, non so se sono robot costruiti dai nordici, barra Elohim, ma alla fine nel documento mi ricordo ancora il narratore che diceva: chissà se un giorno scopriremo la loro esistenza. Beh, io ero bambino e non negavo l'esistenza di loro dopo aver visto il documento, ho sempre pensato che non eravamo soli nell'universo, ma poi i media social in Italia hanno ridicolarizzato questo tema sempre negli anni a venire, con fiabe, cartoni animati, storielle, programmi TV, come per intrattenimento, e non è stata più presa seriamente dalla maggior parte in Italia. Penso che sia normale, dato che gli Elohim nordici hanno insabbiato tante cose, così in Italia si sia creato il lato comico del tema per tanti anni. Ma ora le cose cambiano in questi anni e negli anni a venire, perché con tutto il casino che sta succedendo ora, clima, natura della Terra, gran parte distrutta con forza, si fanno sapere e si mostreranno forse nel 2025-2030. Io fin da bambino, come ho detto prima, ho creduto negli alieni, avevo sempre, le immagini dei grigi come spunto di riferimento, ma poi la scuola, amici, lavoro, e il fatto che il governo hanno insabbiato da USA, Russia, Europa, tutto, mi hanno levato il tempo per pensare a queste cose, e alla fine non se ne è fatto più una ragione. Sempre da bambino ho sempre pensato che non siamo soli, dopo aver visto il documentario che mi ha dato questo spunto, perché mi veniva naturale pensarlo. Non ho mai creduto alla gente che ridicolizza questo tema e altri che ridevano su questo tema e prendevano in giro la gente. Ora gli Stati Uniti, le grandi potenze mondiali, con il tempo cercheranno di rivelare a modo loro la loro esistenza. Scusate se ho scritto tanto, ma volevo soltanto esprimermi. Commento lungo, però molto interessante. Dunque, il fatto di ridicolarizzare dei temi come per esempio i marziani, no? Quando tu parli, guarda che caso strano, quando tu parli degli ex abitanti di Marte, sei costretto per forza a riferirti ai marziani. Come li vuoi chiamare gli abitanti di Marte? Scusa, gli abitanti della Terra li chiami terrestri, cioè proprio non c'è via di scampo. Gli abitanti di Marte come li vuoi chiamare? I marziani. Solo che su sti marziani ne hanno fatte di cotte, di crude, cartoni animati, film comici, Marte Attack, non so se ve lo ricordate, questi con quei capoccioni, ma il cervello tutto che si vedeva attraverso il vetro, come se fosse un acquario. Ma insomma, voglio dire, è Orson Welles che ha fatto lo scherzetto, cioè, oh, arrivi i marziani, che poi il giorno dopo tu andavi in ufficio e c'avevi il collega che diceva: oh, ma che pure tu ci hai creduto ai marziani? Che fesso che sei! Capito? Allora ti facevano questi pezzi, e allora alla fine la gente dice: Madonna, i marziani, ma non ne parliamo mai più, per carità, che vergogna parlare dei marziani, capito? Ma avete capito come sono astuti questi? Loro, per insabbiare bene, 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 hanno reso l'argomento assurdamente ridicolo. Capito? Quindi grazie di questo commento, è stato un bellissimo commento. Carissimo Mario Kong, hai fatto un commento splendido, forse un po' lunghetto, sì, è vero, però nell'essenza c'è molto. Grazie.
Bene, dunque andiamo avanti. Allora, sempre Mario Kong dice: Maurizio, ma se noi diventiamo antichissimi, dopo non possiamo intervenire per impedire lo sfratto della Terra direttamente, siccome sappiamo direttamente queste cose? Questa è una bella domanda. Allora, ho già capito la domanda, continua, ma rispondo alla parte più importante, per dare spazio anche agli altri. Allora, dice, ma noi moriamo, diventiamo antichissimi pure noi. Sì, ma non è che diventiamo antichissimi subito al livello più evoluto che esiste, c'è tutto un passaggio di evoluzione, piano piano ci serve un po' di tempo per diventare antichissimi, evoluti a livello dei veri antichissimi, capito? E quindi scusate, c'è mia moglie, ogni tanto si affaccia, viene a vedere che sto facendo, forse voleva offrirmi qualcosa da mangiare, da bere, ma io prima finisco qui. Ma guardate, è chiuso. E quindi, cioè, poi quando tu diventi antichissimo, pure tu, sai qual è il tuo compito nell'universo. E il compito degli antichissimi nell'universo non è quello di fare i carabinieri. Poi magari farò un video tutto speciale sugli antichissimi, però il compito degli antichissimi, l'ho detto più volte, è fare in modo che le forme di vita che stanno evolvendo, che sono, diciamo, a metà strada tra l'animale e l'essere umano, loro gli danno il colpo d'acceleratore e quindi diventano umani, come è successo a noi, come è successo agli Elohim, come è successo ai nordici. Eravamo vicini di casa, eravamo tutti solariani, e 200.000 anni fa abbiamo avuto questo colpo d'acceleratore. Il loro compito non è venire qui a fiscalizzare. E se gli Stati Uniti trattano male qualcuno o trattano bene qualcuno, cosa fanno i russi, e neanche cosa fanno i marziani, cosa fanno i nordici, cosa fanno i terrestri. Cioè, loro non è che devono fiscalizzare, loro praticamente vi abbiamo reso intelligenti, vi abbiamo reso umani, e mo tocca a voi, perché loro hanno anche la filosofia della non interferenza. Vi ricordate su Star Trek il discorso che si parla molto della non interferenza? Hanno un po' questa filosofia qui, anche gli antichissimi, ma non è per motivi sciocchi, è per motivi molto seri. Potrei accennarne uno è che qualunque società viene influenzata fortemente, viene deviata dalla loro naturale crescita. È un po' come in Amazzonia, no? In Amazzonia sono stati contattati dai bianchi, e che è successo? Che questi qui non si sono adattati bene alla civiltà evoluta, e quindi sono diventati degli ibridi. Molti avevano cioè, prima di incontrare l'uomo bianco, stavano tranquilli, facevano la loro vita. E invece così molti indiani sono diventati alcolizzati, e molti di questi indios non sanno più come vivere, non sono né carne né pesce, insomma, dei problemi sociali, cioè distruggi una cultura in crescita, una civiltà in crescita, la distruggi così, non è che gli fai bene. Quindi questa non interferenza è comprensibile, anche perché poi avete visto quella civiltà di indigeni che ha visto l'aereo che passava, e anche su Star Trek c'è una parte che vedono l'astronave perché viene a salva hanno salvato il pianeta, e questi creano una religione intorno a questa astronave, insomma, voglio dire, quindi le civiltà vanno lasciate in pace. Poi è chiaro, è un po' come i bambini che giocano, no? A volte litigano, a volte si picchiano, a volte fanno. Certo, nel caso è più grave, per carità, è più grave, però insomma noi abbiamo addirittura il libero arbitrio che ci può far vincere dalla notte al giorno, e non lo usiamo. Insomma, abbiamo anche i mezzi per vincere questa situazione, cerchiamo di usarli. Allora, andiamo avanti. Allora, Francesco Cianfriglia, ciao carissimo. Allora, ciao gemello, ho una richiesta che è questa: si potrebbe togliere la parola movimento e dire solo scuola superista? E ci spiega anche il perché. Perché mi sa. Perché
Mi sa di falso tipo Grillo, il traditore non credo sia adatta per noi. Eh sì, effettivamente. E sei il nostro Papa, Maurizio, e lo sarai per sempre. Carino, grazie. Scusa se mi sono permesso, ma non riesco a dirla sta parola, movimento. Sì, ma io capisco. Siamo rimasti tutti traumatizzati da sta storia del Movimento 5 Stelle che fa qua, fa là, poi invece ci ha deluso da livelli pazzeschi. Sì, possiamo anche togliere questa frase Movimento. Possiamo toglierla se voi ritenete, facciamo un sondaggio, commentate sotto il video, ditemelo se vogliamo togliere la parola Movimento. Effettivamente non è simpatico neanche a me. E mentre mi sembra più carino attivisti superisti, cioè siamo superisti in tutta la purezza del superismo e alcuni di noi, oltre a simpatizzare per il superismo, fanno anche qualcosa e diventano attivisti. Scusate, dovevo rispondere io, ma si è entusiasmato. Allora, a questo punto non c'è bisogno della risposta perché già l'ho detto. Vediamo se c'è da aggiungere qualcosa. Sì, io potrei aggiungere questo. Movimento è una parola che è stata rovinata, non perché il movimento in sé non sia una cosa bella, potrebbe essere una cosa bella, solo che ormai siamo rimasti bruciati, siamo rimasti scottati da questa parola, così come siamo rimasti scottati dalla parola politica, religione, scuola. Scuola che ti insegna, scuola è una tragedia. Le istituzioni sanitarie, siamo rimasti tutti scioccati dalla medicina. La medicina ha perso tutti i principi, la scuola ha perso tutti i principi, la religione ha perso tutti i principi. La politica ha perso tutti i principi. La religione dovrebbe insegnare la spiritualità. Cioè sono tutte istituzioni meravigliose, solo che se ne sono impadroniti e le hanno sporcate talmente tanto di fango, diciamo fango per non dire altre cose, che ovviamente poi le persone quando sentono la parola politica, mamma mia, la parola movimento, ma per carità, la parola religione, bussa via, insomma hanno distrutto tutte le nostre istituzioni. Ce l'hanno tolte, demolite, distrutte e ce le hanno fatte odiare talmente tanto che non possiamo più neanche usare queste parole. E vabbè, troveremo parole nuove. Però per essere, diciamo, dentro la legge, se per assurdo io volessi fondare un partito politico, io dovrei andarla a registrare nei partiti politici. Dice, allora, vabbè, ma allora non si può fare niente, insomma, voglio dire. Avete capito come ci hanno incatenato? Perché se tu vai a registrare legalmente, perché certe cose se non le registri legalmente non le puoi fare, come è successo a me con la religione? Io avevo una scuola di spiritualità, ma per farla rispettare, per difenderla anche costituzionalmente dalle leggi, l'ho dovuta registrare come religione. Allora molta gente ha fatto, oh, un altro, ecco, e che cavolo, ma insomma voglio dire, se venisse Gesù Cristo e dicesse no, lasciamo stare il Vaticano, se proprio volete una religione, vi insegno io i fondamenti, e poi qualcuno dice, oh, ma tu chi sei per parlare di sta roba? Perché parli di religione? Ma tu chi sei? Per le religioni ci sono le religioni, tu perché parli di sta roba? Allora, beh, allora mi tocca registrarla come religione, così ne posso parlare. La registro come religione e poi dicono a Gesù, gli direbbero a Gesù Cristo, ah, ecco un altro, ah, ci hanno proprio distrutto la possibilità di reagire legalmente. Ci fanno odiare quelli che sono i pilastri della società umana e poi se tu li rendi ufficiali perché gli dai un valore di legalità, un valore di realtà sociale a livello istituzionale, non puoi, perché loro dominano le istituzioni, come
Quindi tu non puoi creare istituzioni perché le dominano loro. E se tu provi a crearle, nessuno vuole partecipare. E ti cominciano a fare un altro politico, un'altra religione, un altro movimento. E noi rimaniamo, come si dice, non mi fate parlare. Non mi fate parlare. Comunque io ringrazio Francesco perché lui ha perfettamente ragione. Troviamo parole nuove, però nel momento che dobbiamo firmare dei documenti per dare un valore di esistenza, esistenza giuridica, legale, istituzionale alle nostre iniziative, e poi che famo? Abbandoniamo tutti perché quella si chiamerà, che ne so, partito politico, movimento, religione, ospedale. Queste sono le istituzioni sacre di una società. Comunque concordo, cambiamogli nome. Per me va bene scuola spirituale, ma io infatti quello ho fondato io. Per me va bene attivisti superisti, va bene. Però un giorno che uno volesse, non ne ho intenzione, di registrare legalmente, cioè non lo so. Questi ci hanno veramente legati mani e piedi e buttati nel fosso. Non possiamo essere, come posso dire, fessi al punto di cadere nell'ulteriore trucco che non possiamo più formalizzare niente, così tutto quello che facciamo è come se non esistesse. Non cadiamo in questa trappola, ok? Tra di noi, allora, tra di noi. Diciamo scuola superista, tra di noi diciamo scuola spirituale, ma per loro è una religione, capito? Noi dobbiamo essere presi sul serio e ci dobbiamo difendere da questi qua, capito? Allora, per noi è una scuola spirituale, ma se qualcuno ci attacca, fermo, è una religione registrata legalmente. Anzi, io oggi, il mio avvocato mi ha scritto, mi ha detto: Maurizio, c'è da pagare 5.700 reais per questi 6 mesi. Voi lo sapete quanti sono 5.700 reais per questi 6 mesi? Io poi fra 6 mesi devo pagare un altro 5.700 reais, che sarebbero tipo 1.000 euro. Io faccio questo sacrificio perché voglio mantenere in piedi i diritti. L'esistenza istituzionale, giuridica, rendere reale qualcosa. Ma se no siamo un gruppo di ragazzini che si inventa un gioco. Non è un gioco, è una battaglia legale, ma non legale demenziale, come questa battaglia di uscire come si chiama? Dal diritto marittimo attraverso tutti i documenti, no, fermi, è un discorso molto semplificato, quello che faccio io è un discorso di essenza, essenziale. Quindi ringrazio Francesco per avermi dato l'opportunità di esprimermi anche su questo. Dobbiamo riflettere insieme e principalmente non possiamo essere fessi, perché se no rimaniamo sempre un gruppo di bambini che gioca tra di loro senza concludere niente di concreto. Nella realtà, e la realtà voi sapete che è tutta una realtà giuridica. Se vuoi fare qualcosa, una realtà giuridica, se tu sei un impiegato, devi risultare impiegato giuridicamente. Se tu fai qualunque cosa, qualunque azione sociale, deve risultare giuridicamente. Hai la patente, è un atto giuridico. Puoi guidare la macchina. Io come posso dirigere una scuola spirituale se non ho la patente? Questa scuola spirituale è un esempio banale. Se io volessi fare qualcosa in politica e non voglio, cioè non è che non voglio, già ho altre cose da fare, dovrei registrare giuridicamente, se no stiamo a giocare come i ragazzini, uno fa finta di fare cowboy, l'altro fa finta di fare, che te posso dire, ognuno fa finta di fare qualcosa, ma nessuno fa niente di vero. Niente che sia riconosciuto, niente che sia rispettato, niente che sia reale. All'interno della realtà che stiamo vivendo, capito? Vabbè, questa è una riflessione purtroppo complicata,
Ditemi che cosa ne pensate, ma non banalizziamo, queste sono cose serie. Nel momento che noi abbiamo perso il controllo delle istituzioni, per questo io dico, io voglio essere Papa, io voglio andare al Vaticano e voglio essere Papa, perché noi per migliaia e migliaia di anni abbiamo finanziato il Vaticano, loro hanno fortune immense e non le possiamo usare per fare niente. Per aiutare la gente che muore di fame, di sete, per fare delle cose fondamentali, ma principalmente per insegnare la vera spiritualità alle persone. E invece questi usano tutti questi soldi per nasconderci la realtà. Per questo io dico voglio essere Papa. Io già sono il Papa della mia religione, però io voglio essere il Papa legale del Vaticano. Per questo è una battaglia che si svolge in ambito legale. Tutto in ambito legale. Se non sei legalizzato, non esisti. E quindi non puoi fare niente. Non puoi fare niente. Tu puoi guidare la macchina senza patente? Sì, in mezzo al deserto. Non so se ho reso l'idea, eh? Adesso basta con questo argomento. Spero che si sia capito qualcosa. Ok. Rosaria Marinella dice: grazie Maurizio per avermi fatto conoscere la verità. Ci hanno ingannato tutta una vita con false religioni, inganni, bugie. Finalmente, conoscendo la verità, sono consapevole e superista di questa realtà. Ripeto, queste sono le cose belle che mi danno la forza e la voglia di continuare. Purtroppo la guerra che ci fanno è una guerra psicologica. È una guerra psicologica, capito? Ormai nessuno più di noi, nessun essere umano al mondo potrà, dopo quello che ha fatto Grillo, dire voglio fondare un movimento per entrare in politica per cambiare qualcosa. Ma non dimentichiamoci che quello lì era finanziato da quelli che stanno dietro le quinte, indirettamente, a scatole cinesi. Ma era un progetto che serviva proprio a deluderci talmente profondamente che non ci saremmo mai più occupati delle istituzioni politiche. Non so se avete capito la trappola. A me queste cose fanno girare, devo fare. Ci condizionano e questo è il vero condizionamento. Ok? Ok? Non so se mi spiego. È come quando il cagnolino si avvicina a una cosa dove non ci deve andare, il padrone gli fa le totò. E il cagnolino a un certo momento associa e le totò al fatto che sta là e non ci va più. Ma ci stanno condizionando a questi livelli, insomma. Ok, Rosaria Marinella dice: se vogliamo salvarci noi umani e il nostro pianeta Terra, dobbiamo manifestare il Talat. Esatto. Andiamo sulle cose importanti, andiamo sulle cose fondamentali. Il Talat è il vero senso del libero arbitrio. Il vero senso del libero arbitrio è il Talat. Studiatevelo. Non mi fate spiegare un'altra volta che cos'è. Ci avete tutti i video che volete. Entrate nei gruppi, parlatevi tra di voi. Ok? Grazie Rosaria Marinella. Grazie infinite. Scusate, ma la stanchezza si fa sentire, io quando mi stanco poi a volte mi nervosisco pure un po'. Sai quando non gliela fa più? Provaci tu a lavorare tutti i giorni, torna a casa che non gliela fa più e poi cercare di spiegare queste cose. Spiega, 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 sempre le stesse cose, spiega, spiega. Spiegatevele anche tra di voi queste cose, parlatene, ci sono tanti gruppi. Io metto adesso sotto il link qua sotto, non mollare, perché noi non dobbiamo mollare. È che gli molliamo tutto, gli abbiamo mollato le istituzioni, le abbiamo mollato la politica, gli abbiamo lasciato nelle loro mani tutte le istituzioni più importanti, abbiamo lasciato nelle loro mani la politica, abbiamo lasciato nelle loro mani la religione, abbiamo lasciato nelle loro mani la salute, abbiamo lasciato nelle loro mani la scuola. E che cazzo? Ma non dobbiamo lasciare queste cose nelle loro mani. Dobbiamo riprenderci tutto.
è nostro, noi siamo la società umana. Siro Pallagrossi dice: forza ragazzi, informarsi rende liberi, grande maestro. Grazie, che carino Siro, grazie. Grazie Siro. Poi c'è Marco, scusate, stanco, ho perso pure. Ricordatevi di me. No, le domande le devo leggere io. Allora, Marco, Dio guardi, ma lei come fa a sapere queste cose? Beh, io l'altra volta ho risposto: che cosa importa come faccio a saperlo? L'importante è che io ve ne parlo. Poi voi ci riflettete sopra, unite i puntini, le confrontate con altre cose che vengono dette e capite quali sono quelle più fondate. Poi, se volete sapere... Allora, la risposta la devi dare... Allora, vediamo, aspetta. Eccoci. Allora, io queste cose le so perché io mi sono comportato come un detective nel luogo del delitto. Ho studiato durante 50 anni per capire che cos'è che non va in questo mondo. Io ho più dei 60 anni, logicamente. Quando sono diventato un adolescente, ho cominciato a studiare, capire, riflettere, cercare spiegazioni e non mi sono fermato mai più. Perché sin da molto presto ho capito che c'era qualcosa che non andava proprio in questo mondo, proprio che non va bene, che non andava. E mi sono comportato come un detective sul luogo del delitto, del crimine. E ho cominciato a mettere insieme tutti i pezzi. Voi avete presente quando Sherlock Holmes si presenta sul luogo del delitto? No? C'è il delitto, ci sta tutti i polizia intorno, le macchine, i poliziotti... C'è la vittima, la situazione, nessuno ha toccato niente per poter capire che è successo. Il poliziotto non ci ha capito niente, nessuno. Arriva a Sherlock Holmes, comincia a guardare. No, non vedi le cicche per terra, c'è Rossetto, quindi fumava, qua una donna che fumava. E questo pelo sulla giacca della vittima? E però questo pelo è un pelo di gatto. Come ne sa che è un pelo di gatto? Sherlock Holmes ce lo sa, perché è uno che si informa su tutto. Insomma, lui mette insieme tutte queste cosette, l'orario in cui sono arrivati sul posto, quando sono uscito, quando è andato quell'altro. E quando coincide tutto perfettamente, coincide tutto, dici: ecco, ho trovato la risposta. Io ho fatto così. Ma per far questo devi studiare tutta la vita, giorno e notte, proprio fino a schiattare. Io adesso spiego a voi quello che ho capito in 50 anni di durissimo studio, durissimo. Quindi ve lo spiego, tutta pappa fatta, dovete solo andare a verificare. Ok? D'accordo, andiamo avanti. Andrea Murrone dice: consiglio a tutti di dare un'occhiata alla teoria dall'inizio, passo dopo passo. Essendo una teoria omni-esplicativa, ovvero che spiega ogni cosa, che lega tutti gli argomenti, può essere spunto di riferimento importante per le considerazioni personali che poi ognuno fa per sé. Certo. Sì, infatti, certo, no, condivido. Bisogna dare un'occhiata alla teoria sin dall'inizio. C'è un corso di 160 video, poi chi non va fa tutto il corso. Io adesso sto facendo delle playlist divise per argomenti, per semplificare proprio chi vuole accedere a questo studio, perché di studio si tratta. Studio, devi ascoltare, capire, ragionare. Ognuno deve ragionare con la propria testa. Io non ho mai chiesto a nessuno di credermi, mai, ma neanche per quello che riguarda gli insegnamenti spirituali. Non ho mai chiesto a nessuno di credermi, mai. Ho soltanto suggerito di riflettere. Ok?
E ci sono queste playlist che si stanno creando poco a poco, le scoprirete. Entrate nel mio canale YouTube, iscrivetevi, mettete i like perché questo aiuta a divulgare, no? Per me, perché a me non me ne frega niente del like. Figurate che mi frega se mi mette nel like, però il like aiuta a rendere più visibile il video. Diventa più visibile, più persone sono informate, più siamo informati e più siamo vicini alla vittoria. Ok? Allora andiamo avanti. Lucia Lolli che dice: no, gli Elohim ci hanno mentito da sempre, ci stanno tenendo in una dittatura da migliaia di anni. Usiamo il Talat e scegliamo gli insegnamenti di Gesù. È giustissimo. Grazie Lucia, grazie per ricordare queste cose che sono fondamentali. Studiatevi che cos'è il Talat e poi cercate di approfondire pure quali fossero gli insegnamenti di Gesù, eh. Io poi parlerò di questo sulla playlist Scuola Spirituale, Spiritualità. Ok? Vediamo se ci sono altre domande. Io sto parlando già da 49 minuti, già è stato un po' più lungo del solito. Superceo di apostrofo io in noi dice: iniziate a capire gli inganni millenari. Grazie. Esatto, dobbiamo capire gli inganni millenari perché se non ci rendiamo conto che ci hanno ingannato e chi ci ha ingannato e perché, capito? È inutile dire: ah no, ci hanno ingannato quelli perché sono gran fidela. No, aspetta, un momento. Non è così semplice la risposta, eh. Io l'ho spiegato. Dovevo rispondere io, scusate l'entusiasmo. Allora, dunque, Alberto Pirrotta dice: concordo con te. Noi non dobbiamo rimanere succubi di false ideologie. Abbiamo perso anche la comunicazione primordiale che hanno gli animali. Io guardo di là perché io devo leggere sull'altro monitor, se no guarderei sempre alla videocamera, ma io se guardo la videocamera non riesco né a manovrare la regia, né la regia è questo, vedete? Ricordatevi di mettere il like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Quindi non riesco neanche a manovrare la regia se non guardo quello che faccio, sto da solo, faccio tutto da solo, che devo fare? E dunque, dobbiamo evolvere in maniera libera e indipendente. Sì, certo, chiaro, è quello che stiamo facendo. Dobbiamo, allora, ricapitolando quello che dice Alberto Pirrotta. Concordo con te, noi non dobbiamo rimanere succubi di false ideologie. Abbiamo perso anche la comunicazione primordiale che hanno gli animali. È riferimento all'altro video dove ho spiegato che tutti gli esseri viventi comunicano tra di loro a livello di campi energetici, no? Amore oppure paura, quello che sentono è comunicabile attraverso i campi energetici. E quando abbraccio un cane, il cane sente se lo ami, lo sente, non c'è bisogno che tu gli parli. Certo, tu gli parli perché ti fa piacere, ma lui già lo sa perché sente la tua energia. Eppure tu puoi sentire la tua. Infatti, molte persone amano gli animali, piace tantissimo stare vicino agli animali. E magari non se ne rendono conto, ma è la loro energia che è bella, un'energia di un essere puro che ti ama. Isabella Cavazzi dice: si divertono alle nostre spalle, basta fregarsene e gli equilibri si ristabiliscono. Abbassa tutti quelli che con la nostra persona non sono veri, ma raccontano falsità. Buona domenica e buona vita a tutti noi. Carissima Isabella, sì, certo, non dobbiamo prendercela.
se veniamo trattati male da questi qua. E questi qua sono dei tiranni e quello che stanno a fare è questo, sta a noi non farsi trattare male, sta a noi liberarsi da questa situazione e possiamo farcela, tutti insieme possiamo farcela. Dovevo rispondere io. E vabbè, dai, allora. Dunque, io questo gioco lo faccio in ufficio, no? Perché dice, ah, Maurizio ti fa tutte queste cose. E come fa? Dice, non c'è problema, c'è Fedeli. Ciao, sono Fedeli. Sono sempre io. A volte devo fare talmente tante cose che. Allora, non è che sono diventato schizofrenico, eh. È un modo per far capire. Questa è la domanda, questa è la risposta. Questa è la domanda, questa è la risposta. Allora, altra domanda. Ma tra questi non c'è davvero nessuno che sia più buono, o perlomeno che non voglia ingannarci e sia in disaccordo con i suoi? Questo ce lo domanda Angie Blue. Allora, carissima Angie, in tutti i gruppi, in tutte le società ci sono quelli più estremisti, quelli meno estremisti. Può darsi pure che tra gli Elohim ci sia qualcuno che non ci odia, non ci detesta al 100%, però fa sempre parte di quel gruppo e fa sempre squadra con questi qui che ci fanno queste cose. Cioè non è che quelli a un certo momento qualcuno di loro, un gruppo di loro viene qui e ci aiuta. Capito? È come un gruppo criminale. Pure se ci fosse non glielo permetterebbero di farlo. E poi non è che. Loro stanno dalla parte dei grandi beneficiari di tutto quello che ci sta succedendo. Lo so, ma lo devo spiegare io. E vabbè, dai, stavolta lo spiego io. E stanno tra i grandi beneficiari di tutto quello che ci stanno facendo, capito? Gli Elohim hanno dei vantaggi enormi, vivono vite meravigliose, vivono in piena giovinezza, decine di migliaia di anni. Perché ci hanno schiavizzati in questa maniera? Perché non ci permettono di usare noi per noi le risorse naturali che ci potrebbero fare a noi veramente felici e rimanere giovani e vivere felici per migliaia e migliaia, decine di migliaia di anni. Invece, guarda caso, se lo tengono tutto per loro. Capito? E un piccolo approfondimento, se mi permetti. L'approfondimento è che non sempre. La convenienza loro è schiavizzare e basta, certo ci schiavizzano e questo gli conviene, ma anche non permettere a noi di usare le nostre risorse. Noi abbiamo per esempio l'oro che è preziosissimo, ma mica ce lo fanno usare per noi, mica ci hanno insegnato come si fa a usare l'oro per vivere decine di migliaia di anni, se lo prendono tutto per loro, ma mica solo loro. I posti più belli del mondo, tantissime cose meravigliose che potremmo usare noi. Invece noi viviamo in posti inquinati, sporchi, brutti, con la criminalità, come se fossimo, che ne so, noi per loro siamo bestie, bestiame. Purtroppo ci debbono sopportare, non ci possono, purtroppo dico per come la pensano loro, non ci possono estinguere perché il Talat, il trattato alieno di libero arbitrio dei terrestri, il trattato che hanno fatto gli antichissimi con loro, con gli Elohim e con i nordici, non ci possono sterminare, non ci possono sterminare. E noi, e loro non ci possono obbligare a fare niente, ma se noi siamo fessi e gli diamo il nostro consenso, ci possono fare tutto. Come noi siamo tutti quanti iscritti, diciamo così, oggi si direbbe iscritti, alle loro religioni, pure se tu non ci vai a messa, sempre iscritto sei, ti hanno battezzato. Oppure altri riti che fanno le altre religioni. Fai parte di quel gruppo che cristiani, protestanti, a certe religioni pensa che si partecipa per nascita. Quindi tutti questi qua, pure se non sono assidui frequentatori, danno il voto agli Elohim, gli danno l'autorizzazione, per questo possono farci tutto. Io l'ho spiegato in tutte le salse, speriamo che se non avete capito entrate nei gruppi, vi metto il gruppo, il WhatsApp sotto, andate lì, parlate con le persone. Tra l'altro ho visto che ci sono delle iniziative molto carine,
Ci sono persone che stanno facendo dei fumetti, persone che stanno facendo dei videogame, persone che stanno facendo, si inventano tutti i colori, c'è chi voleva fare le magliette, non so se poi l'ha fatto, se no volete farle, fate, fate quello che vi pare. Io non ci guadagno niente, non ci voglio guadagnare niente. Io semplicemente sono felice perché ci sono queste iniziative che aiutano le persone a voler capire di cosa stiamo parlando. Poi ultimamente ho sentito che si vogliono creare dei gruppi regionali dei superisti, simpatizzanti, attivisti, tutto quello che volete, insomma, quelli che partecipano alla scuola superista, alla filosofia superista, alla spiritualità superista. E insomma, tutte queste persone vogliono incontrarsi, frequentarsi, incontrarsi ogni tanto, non so, magari, farsi una bella chiacchierata, stare insieme, stare tra persone che capiscono, che ci comprendono, che hanno i nostri stessi ideali di libertà, di consapevolezza, di conoscenza, di verità. Io sono contento che adesso stanno formando anche questi gruppi regionali, tutti quanti, fondati sul superismo. E niente, questa bellissima iniziativa mi fa veramente molto piacere. Vediamo se c'è qualche altra domanda. È mia moglie che mi chiama ogni tanto. Devo finire un attimo. Scusate, guarda, sono stanco, non ce la faccio più. Rispondo all'ultima domanda e poi chiudo. Giovanna Russo dice: buonasera signor Fedeli, l'ho scoperto tramite la video intervista che lei fece con Morissà, poi lo cercai e misi la campanella, giustamente. Adesso stavo ascoltando questa sua autointervista e mi viene di chiederle: ha uno straccio di prova oggettiva su tutto quello che si dice? Ho 50 anni di prove, 50 anni bastano. No, io capisco perfettamente che se lei Giovanni Russo si avvicina in questo momento, queste prove non le conosce. C'è solo un modo: guardarsi i video. Magari se entrate, ripeto, io metto il link qua sotto. Adesso si stanno creando queste comunità regionali, frequentatevi, incontratevi, parlatevi, fatevi le domande, cioè, se avete qualche dubbio particolare chiedete a me. Entrate nei gruppi WhatsApp, ce ne sta una decina di gruppi WhatsApp che parlano dei miei studi. Ci sono persone che hanno scritto libri sui miei studi. E quindi io non so più che fare. Io per rispondere alla domanda di Giovanni Russo dovrei fare un video di 4 ore. E per rispondere a questa domandina dice: ma uno straccio di prova c'è? Eh beh, sì, c'è, altro che straccio. Io dovrei parlare, che te posso dire? Io dovrei fare, che te posso dire? Una spiegazione che dura da adesso per le prossime 8 ore, insomma, ecco. Pezzo pezzetto, ogni pista, ogni indizio, ogni prova, ogni cosa concreta, ogni cosa riscontrabile, ogni cosa, tutto lì. Come l'ho detto prima. Come Sherlock Holmes, la gente si guarda intorno, non ci ha capito niente, ma lui con la pazienza, anche perché ha studiato tantissimo, riesce a far incastrare tutto talmente perfettamente che si capisce che quella è la verità. Tutto quello che dico io, se fosse portato in un tribunale, il giudice sarebbe costretto a dire sì, è così. Avete presente quando c'è. Che ne so, si giudica un crimine, si cerca di capire se ci sono innocenti, colpevoli, ecco. Si presenta tutto questo alla giuria, al giudice, di fronte a tutte queste evidenze, piste, tracce, prove, tutto quello che volete. Certo, poi se non le conoscete, stiamo parlando di aria fritta. Ok? Io con questo concludo. Vi saluto caramente a tutti, affettuosamente, e continuo a guardare qui perché sennò mi sbaglio. Anzi, vi mando un ultimo messaggino che magari può aiutare. Ricordatevi di mettere il like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video.
Ecco, se siete superisti, studiate. Se siete attivisti, fate qualcosa. Vi amo da sempre. Ciao amici, ciao amiche, finalmente eccoci qui di nuovo alla rubrica risposta alle vostre domande scritte. Come sapete, io sto facendo una rubrica di risposta alle domande scritte e una rubrica di risposta alle domande audio. Quelle scritte le leggo su YouTube, canale principale, e quelle audio le leggo nel gruppo WhatsApp, che poi metterò sotto i link logicamente. E sono domande audio. Quindi adesso però faccio la risposta alle domande scritte. Questa prossima sarà la puntata numero 8 delle domande scritte. Allora. Compromendo Baratto, Lecce, Brindisi e Ciro Guerra dice: scusami, ma se potevano costruirsi tutti i pianeti, perché prendersi la Terra? Allora, chi è che poteva costruirsi i pianeti? Ma non è che gli Elohim potevano costruirsi i pianeti, assolutamente avevano una tecnologia che gli permetteva, sì e no, di fare il viaggio Terra-Marte, Marte-Terra. Cioè, erano un pochino più evoluti di quello che siamo evoluti noi oggi, quindi non è che qualche evoluzione di qualche decina di migliaia di anni in più, non è che erano, non stiamo parlando degli antichissimi. Non stiamo assolutamente parlando degli antichissimi, quindi pregherei di non fare confusione. Quando io parlo di Eloie nordici, di Eloie nordici, così come i terrestri, abbiamo 200.000 anni di storia genetica che ci rende umani e quindi non nessuno di questi è in grado di scusate. Sì. Allora, nessuno di questi è in grado di costruire pianeti. Proprio no. Gli antichissimi sì, ma gli antichissimi sono un'altra storia, completamente differente. Loro hanno 9 miliardi di anni di evoluzione. Questi hanno 200.000 anni. 200.000 anni non sono niente per l'evoluzione di una civiltà. Allora, io vi consiglio di guardare attentamente i miei video, comunque, perché io queste cose le ho spiegate tutte. Comunque grazie per le domande, continuiamo a fare domande e risposte e questo ci aiuterà molto. Poi Gianluca Raboni dice, volevo sapere come fate a sapere che hanno fatto una guerra 15.000 anni fa. Chi ve lo ha detto? Gli strati geologici. Allora, innanzitutto non sono 15.000 anni, ma sono 12.900 gli anni, perché esiste uno strato geologico della Terra, e non è l'unica pista, ma ve ne dico una, se no dovrei fare un video di 3 ore spiegando tutte le piste, tutte le prove. Ecco. Lo strato geologico della Terra che contiene nanodiamanti, lo sdaleite, sono diamanti da impatto. Praticamente sono le rocce che sono arrivate fino sulla Terra e hanno colpito fortissimamente la Terra 12.900 anni fa. Questo ormai è un fatto noto, gli scienziati lo sanno, non lo sa il popolo, non lo sa la gente comune, però si sa. E gli impatti sono stati micidiali perché hanno quasi estinto anche la specie umana, hanno estinto la megafauna 12.900 anni fa. Toro gigante, la tigre denti a sciabola, il mammut, una serie di cose. Cioè io se vi faccio questa spiegazione faccio un video a parte di 3 ore. Quindi perché non vi vedete i miei video? Li ho fatti apposta, ne ho fatti tantissimi. Comunque lo sappiamo perché ci sono delle piste chiarissime, chiarissime. È stato esploso un pianeta nel nostro sistema solare, all'interno del nostro sistema è stato fatto esplodere un pianeta che oggi costituisce la fascia degli asteroidi. Detriti rimasti da quell'esplosione che hanno colpito sia Marte che la Terra 12.900 anni fa. Scienza, questa è scienza pura. Poi, Gianluca Raboni, sempre domanda.
Gli alieni buoni che sono riusciti a scappare, perché non ci aiutano contro quelli malvagi? Perché sono una minoranza e anche se sono buoni, tu puoi essere buono quanto ti pare, ma se tu sei una minoranza, sei un gruppetto in confronto a un altro gruppo molto più numeroso e potente, tu che fai? Niente, devi stare buono, anzi devi stare attento che sennò ti fanno pure fuori. Semplicissimo. Vedete i miei video, capirete tutto. Io adesso faccio delle risposte immaginando che i miei video li avete visti, perché sennò che faccio? Io i video esplicativi li ho fatti, adesso stiamo facendo dei video di chiarimenti. Le domande sono sempre benvenute, ma qualche video però vedetelo, ok? Allora, Stefania Landi dice: io dico solo, più chiaro di così, complimenti Maurizio per tutti gli studi che hai fatto, bravo davvero. Hai spiegato tutto nei minimi particolari per quanto mi riguarda. E poi dice, la Sfinge non vogliono vedere quanto è più vecchia, perché lo sanno, chi è un minimo studioso, lo sa. E poi aggiunge, lo so che io sono ignorante, no, assolutamente, non sei ignorante, semplicemente ci hanno nascosto tantissime informazioni, non è che noi siamo ignoranti, non ce l'hanno volute far sapere, tanto semplice, io ho dovuto lottare una vita fino ad avere i capelli bianchi e la barba bianca, prima di capirci qualcosa veramente di chiaro, al punto di dire, vabbè, adesso l'ho capito, lo spiego. Ho dedicato tutta la mia vita a questo, perciò. Poi, sempre Stefania Landi dice, e anche questo ce l'ha ben nascosto il Vaticano. Sto Vaticano bugiardo, viva la libertà, no agli Elohim. Caro Gesù, tornassi tu a far vedere a questa gente la verità. Quanto sarebbe bello. Perché tu, caro Maurizio, mi hai liberato da domande che mi schiacciavano il cervello e io cercavo, studiavo, ma essendo una povera ignorante, no, non sei ignorante, già te l'ho detto, ti hanno nascosto queste cose, ce le hanno nascoste a tutti. Io ho impiegato una vita intera per trovarle, per capirle. E quindi, grazie maestro, mandato da Gesù stesso per me. Grazie, grazie, grazie. Beh, io sto portando avanti la sua opera con tutte le forze, con tutto il cuore e con tutta la mente, con tutti i doni che Dio ci ha dato per far sì che non siamo animali, siamo umani. Poi c'è Martina Pedri, che ci dice: ciao Maurizio, grazie mille per avere un grande pensiero per tutti noi con i tuoi video. Sei instancabile, super maestro. Stai facendo tanti video e credimi, pensavo di averli visti tutti. Fa riferimento al mio errore. Lei ha fatto una battuta fenomenale, io però leggetevi il commento. Perché io a volte faccio il video stanchissimo, a notte fonda, metto lì, scrivo, ho saltato due lettere, quando mentre battevo non l'ho presa, quindi è venuta fuori una cosa diversa nel titolo. No, non posso dire qual è, ma insomma, non ve lo dico, però volete, leggetevi il commento. Grazie, grazie carissima. È una bella battuta, divertente, sì, è vero. E poi c'è Dana Gheorghe che dice: ti ringrazio Maurizio, ascolto con tanto piacere i tuoi video, dico no agli Elohim. Grazie, veramente grazie, sono molto contento. Sono molto contento quando le persone fanno tesoro di ciò che io ho raccolto durante un'intera vita per loro, quindi questo mi dà grande gioia. Poi abbiamo Russo Alfredo che dice: secondo me, prima di tutto, cercare di fare un gruppo compatto, coeso,
e costituire dei gruppi con un forte senso di appartenenza e quindi creare le giuste condizioni con iniziative stimolanti, creative ed intelligenti, come se fossimo una grande famiglia, mai esistita prima. All'insegna della lealtà, rispetto, altruismo, disponibilità, creatività, collaborazione, semplicità, ascolto, guai se non si creassero queste condizioni. Sarebbe un fallimento. È vero, ci stiamo provando. E il punto di partenza è la comunicazione. Ci stiamo provando. Grazie, grazie per il bellissimo commento. E poi, sempre Russo Alfredo dice: io penso che se continuiamo solo a parlare non riusciremo a concludere nulla. Perché i dittatori continuerebbero a calpestare la Costituzione, immettendone delle nuove, che fanno comodo a loro e scomodo a noi, mentre vediamo che ogni giorno che passa gli addormentati si abituano sempre di più ai loro decretini, all'uso di mascherine, la cancellazione della cosa. Insomma, sta raccontando quello che sta succedendo e noi lo sappiamo quello che sta succedendo. E dice che se continuiamo solo a parlare non si conclude nulla, però io vi ho detto che noi possiamo accorciare i tempi al massimo, capito? Qualunque altro tipo di lotta potrebbe levare decenni, forse secoli. Invece la mia lotta si vince dalla notte al giorno. Chi di voi conosce il Talat? Lo conoscete? Sapete cos'è? Sapete come si usa? Io adesso non mi metto a spiegarlo perché l'ho spiegato un miliardino di volte, un miliardo di volte. Conoscete il Talat e capite come si usa e come funziona. E la vittoria ce l'avete dalla notte al giorno. Massimo una settimana abbiamo vinto tutto. Io la carta vincente ve l'ho data. Certo, se l'ignorate non è mica colpa mia perché ho fatto centinaia di video. Più di questo non lo so che devo fare. Fatemi sto favore, studiatevi il Talat e studiatevi principalmente come si applica e con chi si applica. E così vinciamo. È inutile che ci stiamo a piagnucolare, a lamentare, dicendo: ah, se contiamo di me non concludiamo nulla. Ma concludiamo sì, ma io ho dato una carta vincente, ma che devo fare più del così? Ci ho impiegato una vita per trovare la carta vincente, una vita, perché non è che sta dittatura esista da ieri, da poco esiste. Esiste un'unica carta vincente, si chiama Talat. Per favore, per l'amor di Dio! Studiatevela, mettetela in pratica, informatevi. Esistono non so quanti gruppi WhatsApp, Telegram, video, c'è tutto, non lo so cosa dobbiamo fare più di così, ma se non andate a capire questo e poi continuiamo a dire: ah, bisogna fare qualcosa, cosa facciamo, come ci organizziamo, ma come ve lo devo dire? E per favore, grazie della bella domanda, però la risposta c'è, da mo' che c'è. Allora, qui c'è Angelo che io saluto, un grandissimo abbraccio, e Massimo Boggiano, saluto, Gabriele Fevrelli, saluto, e poi c'è Stefania Landi che dice: Maurizio, con te ho trovato la pace che cerco da anni e anni e anni, credimi. In 3 giorni sto divorando i tuoi video, il tuo sapere, il tuo grande amore che emani. Meraviglioso e unico, ti abbraccio con affetto. Ah, grazie carissima. Quindi tutto il mio impegno, tutta la mia fatica di una vita non è stata buttata così al vento, serve a qualcosa. E questo mi rende immensamente felice. Mi rende immensamente felice sapere che questo vi aiuta a sentirvi bene,
a essere più forti, ad avere le idee chiare, a sapere come vincere. Vincere. Poi Massimo Boggiano dice: non mi pare di aver sentito parlare di donne Elohim o asgardiane. Mi sono perso qualche video dove se ne è parlato? Allora, esistono anche le donne Elohim e asgardiane? Sì, esistono, ma io parlo dei popoli, non parlo. Diciamo solo al maschile o al femminile. Sì, esistono, certo che esistono. Per esempio, le donne nordiche sono assolutamente bellissime. Pensate a come sono belli gli uomini nordici. Io parlo degli alieni, e mentre le donne Elohim non è che siano tanto belle, manco gli Elohim uomini, insomma, dire, non è che c'erano sia uomini che donne in tutti e due i gruppi. Comunque erano gruppi militari, entrambi, Elohim e nordici. Comunque si parla di incroci anche non soltanto tra maschi e femmine, con extraterrestri e umani. Si parla di incroci sia di maschi e femmine umane con loro, sia maschi che femmine, insomma non se ne parla, no? Cioè non è il tema principale della mia divulgazione. Ma se ne parla come? Biglino ne parla frequentemente, per esempio. Saluto Stefano Punzo, carissimo. Poi Sonia Bartolucci dice: sì, è vero, porto dentro la speranza che i risvegliati riusciranno a creare un mondo migliore. E certamente. Noi però siamo i risvegliati, siamo noi che dobbiamo creare un mondo migliore. Cioè, il mondo migliore cominci a crearlo quando ha capito cos'è il Talat. E lì cominci a fare una cosa utile, ma di un'utilità estrema, perché c'è una legge aliena che tutti ignorano, che io invece conosco e ve l'ho spiegata, che ci permette una vittoria facile, facile e velocissima. Informatevi, entrate nei gruppi e domandate. Non so quanti gruppi WhatsApp ho, magari faccio un elenco, gruppi WhatsApp, Telegram, tutto. Entrate lì, chiedete, ci sono tantissime persone molto ben informate che già si sono studiate questa teoria da anni, si studiano la mia teoria da anni, sanno tutto. Chiedete a loro, io non posso, in ogni video non posso approfondire ogni tema perché sennò veramente durerebbero, ogni video durerebbe una giornata. Queste informazioni già le ho date, sono reperibilissime, si trovano facilmente, basta entrare in un gruppo WhatsApp e chiedere scusa, mi spieghi il Talat? Pronto. Poi, vediamo un po'. Che altro? Enola Fam dice, nella Bibbia si parla di Elohim e di Gesù. Non dei nordici. Come fa a dire che Gesù era figlio di un nordico? Come faccio? Io lo spiego nei video, basta guardare i video. È certo che invece si parla dei nordici. Scusate, ma questi belli, angelicali, capelli chiari, occhi chiari, e che so, sono nordici. Sono gli extraterrestri nordici, l'ho spiegato tantissime volte. Due popoli extraterrestri che vivevano nei pianeti proprio vicinissimi a noi. Non è di un pianeta intorno a un'altra stella, no, no, proprio del nostro sistema solare. Sono fatti la guerra e sono venuti qui perché hanno distrutto i loro due pianeti. Uno sono gli Elohim e gli altri sono i nordici. Quando Mauro Biglino parla, li chiama sempre quelli dei due accampamenti perché in un accampamento ci sono gli Elohim e nell'altro accampamento ci sono i nordici perché loro hanno usato questi nordici che erano intelligentissimi, bravissimi, intelligentissimi, tutto, come sottufficiali, tranne un gruppetto separato. Che non si è mai fatto catturare dagli Elohim, che io chiamo per praticità nordici ribelli. Non si sono mai fatti
sottomessi agli Elohim. È un gruppetto molto piccolo, non hanno potere di cambiare la situazione perché sono pochi. È certo che ci sono, se ne parla come? Questi angeli, questi messaggeri, questi Gabriele, chi sono questi? Biondi, belli, chiari, occhi chiari, sono questi. Ecco, se ne parla a bizzeffe. Allora, vediamo un po'. John Chris dice: grazie come sempre per tutto il bene e per il bello che doni nei tuoi video. Sempre interessante e chiaro nelle domande e risposte. Un abbraccio, gemello Maurizio. Grazie carissimo, un immenso abbraccio anche a te. Mi rendete sempre molto felice quando apprezzate tutto il lavoro che ho fatto durante una vita, perché io lo offro a voi già pronto, altrimenti voi dovreste cercarlo impiegando gli stessi 50 anni che ci ho impiegato io. Io dico 50 anni di studio, studio notte e giorno, proprio da impazzire, fino a riuscire a unire il tutto e capirci qualcosa di concreto. Fino a creare una teoria talmente solida che non c'è niente che riesca a smontarla. Allora, Rosaria Marinella, che qui saluto, e Stefania Landi, che dice: interessantissimo, quanto ignorante sono. No, assolutamente no, già te l'ho detto, non sei, ci hanno nascosto tutto. Queste cose pensavo di sapere e invece non so mettere insieme una frase confronta al tuo bagaglio di conoscenze, caro Maurizio. Ma io ho studiato, te l'ho detto adesso, tutta la vita. Ho fatto solo quello. Vabbè, a parte lavorare per sopravvivere, ma ogni minuto della mia vita l'ho dedicato a questa ricerca. Poi dice: non andrei neanche a dormire, anzi mi addormento ascoltandoti in questi giorni che ti ho conosciuto, carissima. E riprendo il mattino appena apro gli occhi. Hai veramente un'immensa sete di sapere. Io spero di aiutarti in questo. Io ce la metto tutta per spiegare. Allora, come farò quando avrò visto tutto? E no, no, ma è lunghetta vedere tutto, cioè andare in ogni particolare, ma io continuo a fare video sempre più approfonditi. Quindi non ti preoccupare, non ti mancherà il materiale per approfondire. Adesso l'importante è capire almeno la struttura di questa teoria, le parti fondamentali, poi dopo uno va perfezionando tutti i dettagli. E ce n'è da studiare, io lo dico sempre, questa teoria che ci hanno sempre nascosta è quella famosa conoscenza umana che noi dovremmo studiare, che tutti dovrebbero studiare. I nostri ragazzi a scuola dovrebbero studiare anni di studio, no? Non è una cosa che si impara, dice ho visto 3-4 video, ho capito. No, non è così. C'è da studiare, studiare, è una cosa che va studiata. Praticamente perché va studiata? Perché ci hanno nascosto tutto. E quindi tutto quello che ci hanno nascosto noi lo dobbiamo conoscere, lo dobbiamo assimilare, ci dobbiamo ragionare sopra, lo dobbiamo verificare, insomma va studiato. È uno studio, infatti io la mia divulgazione la chiamo scuola superista. Ma perché superista? Perché supera, butta tutto alle spalle, l'ignoranza, le bugie, le menzogne, le falsificazioni, le favolette, e rimaniamo solo con quello che effettivamente è concreto, è reale, che voi stessi potete verificare. Capito? Stiamo parlando di cose concrete. Poi Giovanni Claudio Antonio Lombardo dice: vorrei sapere cosa pensa Massimo Polidoro di lei e cosa pensa lei di lui. Allora, cosa pensa Massimo Polidoro di me e che cosa vuoi che pensi? Bisognerebbe chiederlo a lui. Ma una cosa è certa, lui viene pagato per fare un certo tipo di lavoro, che è portare avanti
La versione ufficiale, la narrativa ufficiale, lui non sgarra di una, cioè lui non ho mai visto che lui accetta una novità, una cosa nuova, mai, proprio lui è proprio granitico su come è scritto sui libri e basta. E su, se tutti fossero così non scoprirebbero mai niente di nuovo, niente, proprio, zero. È chiaro, io do una spiegazione che non era mai stata prima, e quindi di fronte a uno che rifiuta tutto quello che è scoperta nuova, quindi insomma voglio dire, che cosa potrà fare se non che dire ma no, ma che, ma per carità, capito? Ma non ho capito, no, per carità. E cosa penso io di lui? È quello che ho detto, io penso di lui che è uno il cui lavoro si fonda su negare qualunque cosa va un pochino fuori dalla narrazione ufficiale. Le piramidi c'hanno, secondo lui, c'hanno 4.500 anni. Insomma, le favolette le abbiamo sentite per tutta la vita, ma quale Polidoro, ma per favore. Allora, dunque, GFO dice: visto che la Luna è una gigantesca astronave degli antichissimi, è possibile che Gesù scomparso per tanto tempo sia scappato sulla Luna per non essere catturato dagli Elohim? No, Gesù sta con i nordici, con la famiglia del suo papà nordico. Poi, l'itinerario che fa la famiglia del suo papà nordico non è che loro mi scrivono: oh, Mori, guarda, mo adesso stiamo qua, il mese prossimo però ci trasferiamo, cioè non lo so che cavolo fanno, capito? Io so che stanno sulla Terra, la Terra è l'unico luogo abitabile, al limite si possono fare un giretto sull'astronave e poi ritornano, ma la Luna non è un posto dove tu vai a fare turismo, a conoscere gli antichi, oh, c'è antichissimo, non è così. Gli antichissimi non interferiscono con nessuno, non parlano con nessuno, non entrano in contatto con nessuno, stanno lì e fanno il loro lavoro. Gli antichissimi stanno in tutto l'universo, poi all'interno della Luna, all'interno, non fuori, all'interno, ci sono gli antichissimi, un gruppo di antichissimi che fa delle cose speciali, che praticamente ci garantisce che quando il nostro corpo biologico muore, non muore anche il nostro spirito. Ci danno la possibilità, ci salvano, ci save, ci danno la possibilità di continuare a vivere. E non vogliono nessuno che va a interferire. Nessuno deve andare a interferire lì dentro, capito? Neanche i nordici buoni, nessuno deve andare a interferire dentro. Hanno dei compiti precisi, magari un giorno vi spiegherò tutti i compiti. Adesso andiamo all'essenza, capiamo la base, perché finché non è stata capita la base, finché ci sono delle domande, faccio un esempio, per carità, al tipo: ah, ma allora se questi si possono costruire i pianeti, perché non se ne costruiscono uno? Ma non è. Cioè, bisogna capire la base della teoria, non è che. Capiamo la base, poi le rifiniture ne parliamo. Che cosa fanno gli antichissimi? È l'argomento più elevato del quale si possa parlare. E quindi prima dovete capire delle cose, poi arriviamo a spiegare che cosa fanno gli antichissimi, perché eccetera eccetera, perché capire gli antichissimi non è proprio facilissimo, quindi bisogna, diciamo, andare un po' per gradi. Prima capite che cosa sono sti Elohim, sti nordici, e ancora mi fate confusioni su certe cose, quindi prima chiariamo la base, poi ve l'ho detto, è un la mia è una scuola superista, quindi si deve studiare. No, non è che vi posso spiegare delle cose che se, poi non capireste niente. Bisogna andare per gradi, ecco. Poi parleremo bene degli antichissimi e tutto quanto. Infatti, avevo cominciato facendo un corso a vari livelli. Qualcuno di voi se lo ricorda. E io promuovevo a livello successivo chi aveva capito le basi, perché sennò è inutile. C'è gente, cioè, se qualcuno ancora mi confonde gli Elohim con gli antichissimi, evidentemente non, gli mancano proprio le basi, proprio totalmente. Va bene, andiamo avanti. Comunque, grazie per le belle domande, non è una critica a voi, vi sto spiegando che bisogna capire prima bene la base di questa cosa.
Rosaria Marinella, che saluto, carissima, Stefania Landi, fa un sacco di domande, effettivamente, come dice lei, vuole conoscere tutto, bravissima. Allora, io in possesso del mio libero arbitrio rifiuto assolutamente gli alieni, gli Elohim, loro non sono, non possono permettersi di governarmi. Io sono terrestre e fiera di esserlo, quindi dico no a voi alieni nella mia vita, famiglia e in tutto quello che mi appartiene. Credo solo in Gesù, su di lui per me non ci piove ed è l'unico che ho sempre amato e sempre amerò. Brava, hai scelto benissimo perché lui veramente voleva il nostro bene, ci voleva aiutare a rifiutare il dominio Elohim, la cultura di Elohim, che era una cultura occhio per occhio, dente per dente, eh? Attenzione, che gli Elohim sono questo, sono terribili, mentre Gesù è una cosa completamente diversa. Gesù parlava di amare le altre persone, non di combatterle, distruggerle, vendicarsi, cose che, insomma, voglio dire, sono due cose proprio distinte. Poi beh, io direi che basta, se no dopo diventa un video lunghissimo. Le domande che avete fatto successivamente verranno risposte sempre nella stessa rubrica della risposta alle domande scritte, ma sarà nella puntata numero 9. Le domande che ho risposto adesso fanno parte della puntata numero 8, anzi sotto le vostre domande io ci metto. Verrà risposta alla domanda numero 8, quindi è facile capire pure dove andare a cercare, in quale video andare a cercare le risposte. Io mi sto organizzando per rendere molto più facile individuare domande e risposte, un dialogo sempre più dinamico, fluente, in modo che effettivamente esista proprio un dialogo e così riusciamo veramente a comunicare. Per il momento è tutto, vi ringrazio. E viviamo da sempre.